Buonasera, riprendiamo i lavori. La parola al segretario comunale per l'appello, grazie. Buonasera, Antoniolli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Feltrin, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Lanzoni, Nossa, assente, Pastorino, Pennasi, Pietra, Romaniello, Sbardella, Teormino, Tittaferrante, Torrapo, Tremolada, Vavassori, Vino. Risultano 16 consiglieri presenti e 9 assenti. Quindi la seduta, visto che c'è il numero legale dei consiglieri, dichiaro formalmente aperta la seduta. Risulta ancora assente e giustificata la consigliera Pietra, che tutti noi gli auguriamo una pronta guarigione, l'aspettiamo sicuramente per il 18 aprile. Mi servono i tre scrutatori, Antoniolli, Sbardella e Cremonesi. Grazie. L'inno nazionale stasera non è previsto. Seguiamo il nostro programma con l'illustrazione e discussione degli eventuali emendamenti e ordini del giorno. Risultano che ci sono tre emendamenti che l'assessore Montrasio ci darà un'illustrazione, che poi verranno votati quando arriviamo alle rispettive delibere. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Si tratta di tre emendamenti tecnici che erano stati sommariamente anticipati anche durante la Commissione consiliare del bilancio. Si tratta, allora, l'emendamento 1 e l'emendamento 2 vanno letti insieme, nel senso che sono 1 la modifica all'emendamento al piano delle opere pubbliche e la 2 invece è il riflesso che queste modifiche hanno rispetto al bilancio, quindi i due emendamenti hanno, come dire, una loro coerenza e vanno letti insieme. Si tratta di una serie di modifiche, un po' analogamente a quello che avevamo fatto anche l'anno scorso, che servono, siccome il piano delle opere viene fatto, diciamo, in autunno tra ottobre e novembre, comunque va fatto 60 giorni prima dell'approvazione del bilancio. È chiaro che nel periodo intercorrente possono intervenire delle variazioni. Quindi queste variazioni vengono recepite in questo emendamento al piano delle opere e conseguentemente al bilancio. C'è tutto l'elenco nell'emendamento che avete, le cose ci sono modifiche perché sono inserite opere che a novembre non erano previste, come per esempio il rifacimento, la riqualificazione del villaggio Breda per il quale abbiamo vinto un bando regionale, l'allineamento dei tempi scritti con i tempi di realizzazione effettiva delle opere, per cui uno slittamento nel tempo del piano della pianificazione delle opere e un riallineamento delle fonti di finanziamento. Quindi questi sono l'emendamento 1 e l'emendamento 2. L'emendamento 3 invece è un emendamento che ho in questo momento perso, si vede che è un rimosso. Scusate, eh. Ecco.
L'emendamento 3 invece è un emendamento al DUP, nel senso che è funzionale alla, come dire, il DUP è un documento allegato del bilancio, chiaramente il documento di, unico di programmazione, e questo emendamento, con queste modifiche all'emendamento, il Consiglio vota e autorizza alcune operazioni che riguardano anche qui delle operazioni tecniche di ordine catastale, di cessione, acquisizione, servitù e vendita. In particolare si tratta di cessione gratuita di un pezzo di strada che sta nel comune di Milano, ma catastalmente è Sestese per effetto di, diciamo, tracciamenti di confine un po' stravaganti, e dove però non insistono né abitazioni né attività, cioè non ci sono indirizzi di sesto su quella via lì, e quindi per facilitare il lavoro di tutti e soprattutto la manutenzione di quel pezzo di strada, che sennò non verrebbe fatta da nessuno, viene ceduto su, come richiesto, il comune di Milano. Viceversa, acquisiamo catastalmente, perché nei fatti l'acquisizione è già avvenuta, un pezzo del posteggio pubblico a servizio della chiesa Santa Maria Nascente e Beato Mazzucconi, che in realtà è già, come dire, nella ringhiera dello stabile che c'è accanto. E poi viene acquisito un pezzo di strada da un privato in località Molino Tuono. Queste sono la cessione e le due acquisizioni. Poi c'è la costituzione in servitù di elettrodotto a favore di Terna, che è, come dire, la proiezione sul terreno del tratto di elettrodotto che viene interrato, quindi questa è un'operazione funzionale all'interramento dell'elettrodotto, anche qui a seguito del bando che insieme al Comune di Milano e Città Metropolitana abbiamo vinto per l'interramento. E poi c'è la vendita alla società E Distribuzione SPA, che è sempre un fornitore di energia elettrica, per la costruzione di un pezzo di suolo di 2800 metri quadri circa, per la costituzione di una cabina di energia per la città della salute, diciamo al servizio della città della salute e della ricerca. Queste sono le operazioni che sono necessarie, appunto, per un po' per, appunto, riallineare tecnicamente il catasto allo stato di fatto, cioè cessione e acquisizione, e la costituzione in servitù che serve per interrare l'elettrodotto, e la vendita di un pezzo d'area per costruire una cabina elettrica che serve alla città della salute e della ricerca. Grazie all'assessore Montrasio per l'illustrazione degli emendamenti. Se non ci sono interventi, passiamo alla fase della replica da parte dell'amministrazione. No, ha chiesto la parola Feltrin, prego. Solo una curiosità, giusto che, visto che sono arrivati oggi, dal punto di vista tecnico sono molto difficili. Volevo capire, perché non è specificato, il secondo 1.2, da chi lo acquisiamo, a titolo gratuito, ma da chi lo acquisiamo, quello che è, appunto, va a far parte, appunto, della Chiesa. Solo, okay, grazie. Sì, è l'acquisizione da parte della Chiesa, nel senso che catastalmente è un pezzo di suolo della Chiesa, ma che è già inglobato nello stabile accanto, e quindi viene coerenziato la carta e lo stato di fatto. Se non ci sono...
Sì, allora andiamo avanti con la fase della replica. Dopo. Allora inizia per conto dell'amministrazione il vice sindaco Rivolta, prego. Sì, grazie, buonasera Presidente. Un po' di cose, mi spiace che i consiglieri che hanno posto le questioni non siano ancora in aula, ma capisco che, come dire, abbiamo cominciato con una certa ritardo ma puntualità e quindi per carità del Padre Eterno. Volevo replicare su un paio di cose. Vorrei partire dalle vicende che riguardano lo sport. Mi spiace che si continui a definire macerie i nostri impianti sportivi. Credo che non sia così. Credo che in questi anni si è fatto un gran lavoro. Credo che sarebbe bello che una volta la Commissione magari organizzasse anche un giro a vedere gli impianti che in questi anni sono stati riqualificati. Anche a vedere le cose che non funzionano, per carità del Padre Eterno, è giusto nel ruolo di amministratori cogliere le cose che non si sono fatte, ma credo per rispetto di tutti, di chi ha lavorato duramente, in principio i tecnici, gli uffici, ma anche chi si è impegnato in questa opera, lo si vedesse, lo si discutesse più che dileggiarlo magari senza conoscerne gli elementi. Mi preme sottolineare che non è che noi forse poi vedremo i privati. I privati, le associazioni sportive, il rapporto tra pubblico e privato è già in essere e già ha prodotto, come dire, degli effetti. Faccio un elenco. Se andate al Manin potete vedere che la tensostruttura, quella cosa per cui siamo tornati 3 volte in consiglio comunale, faticosa, complicata, complessa, oggi è una realtà del centro Manin. Così come la Prosesto ha cominciato a investire nella riqualificazione dello stadio Breda. Domenica c'è stata una conferenza stampa allo stadio Breda in cui si sono presentati i primi risultati e si è fatto anche un po' il punto della situazione. E lì è stato fatto un nuovo campo di sintetico il cui importo è di almeno 500.000 euro. Così come, se si va al centro sportivo, quello che era il Boccaccio Pertini, si può vedere che la struttura da beach volley e le strutture da paddle oramai sono una realtà. Sono funzioni diverse, sport che in questa città non erano praticati, non avevano un luogo per essere praticati, ma ci sono. Così come altre opere stanno avvenendo, compreso per esempio il campo a 7 di erba sintetica che la Dinamo, in Lega Giovanile, ha costruito quest'estate, che ha avuto già un grande successo, per cui l'operatore ci chiede di ampliare l'operazione e di poter nel più breve tempo possibile costruire un nuovo campo di sintetico. Questo per dire che non è che chissà poi se verranno o se ci saranno, sono realtà che stanno già sviluppando e intervenendo, la cui somma di investimenti è sicuramente superiore agli investimenti che nei 10 anni precedenti sono stati fatti sulle strutture pubbliche. Come ho detto più volte, è la conclusione di un percorso avviato dall'assessore Cagliani, questo non solo per riconoscere all'assessore il merito di aver impostato un lavoro, ma perché forse quando le semplificazioni e le banalizzazioni dei processi vengono in continuazione ripetute, non si comprende quanto il cambio di rotta e come dire, la partenza di una nuova linea, di una nuova politica abbia necessità di tempi e quanto anche le burocrazie di questo paese, di cui le prime vittime sono spesse le amministrazioni comunali, richiedono per entrare a regime nelle scelte che si fanno. Ecco, io credo che sicuramente c'è molto ancora da fare, è inutile negare che gli spazi acqua sono una questione ad oggi irrisolta di questa città, anche se mi preme sottolineare che
la città di Sesto ha due piscine molto vecchie che sicuramente meritano degli investimenti, ma che sono al pari della quantità di spazi acqua che per esempio un comune limitrofo come Cinisello ha. Così come credo che i due percorsi che abbiamo avviato sui project del Falk Tennis e del Palasesto, uno sicuramente più discusso e meno, che ha trovato meno, meno accordo della maggioranza dell'opposizione, ma l'ultimo invece quello sul Palasesto che ha trovato l'accordo di tutto il Consiglio, o quasi di tutto il Consiglio, sono realtà che nei prossimi mesi andranno a gara e che ci permettono di guardare al futuro con molti dei nodi che all'inizio di questo percorso e di questo mandato erano sicuramente da risolvere. Mi spiace che sia stato considerato il rapporto e il contributo virtuoso in questo caso tra l'opposizione e la maggioranza sia stato, come dire, definito come vi abbiamo fatto digerire. Perché più che altro fa un torto a chi quegli emendamenti li ha proposti, nel senso che evidentemente si punta a valorizzare più una sorta di imposizione più che il contributo positivo che si è dato in quel passaggio. Così come onestamente ho trovato un po' buffo, diciamo, dire che grazie a quegli emendamenti si sono ridotte le tariffe del 75%. Il listino di quella convenzione prevedeva una quindicina di tariffe diverse. Si è intervenuti su una tariffa grazie a una proposta dell'opposizione, che era quella che riguardava i nuclei familiari, ma dire che si è ottenuta la riduzione del 75% delle tariffe, come dire, stride con la possibilità di una tenuta economica di un project financing, perché vuol dire aver agito sul 75% degli incassi di una struttura. Ecco, se tutti valorizzassimo di più in maniera meno strumentale le cose che facciamo in questo Consiglio, forse il confronto sarebbe più proficuo. Vengo alle questioni della casa. La ferocia dei temi che pone l'emergenza abitativa, credo anche a un uomo che ha una capacità di vis polemica come me, imposto sin dal primo giorno il doveroso rispetto di una fatica e di un lavoro fatto dai dipendenti che lavorano all'agenzia casa e un rispetto per le persone che subiscono questa emergenza, per cui credo di aver affrontato questi temi sempre in maniera molto, lasciatemelo dire, forse improprio, molto rigorosa e anche priva di certezze in realtà, perché il tema dell'emergenza abitativa in questa epoca di crisi è un tema difficile da comprendere, difficile è delimitarne il perimetro, difficile è da agire per la mancanza di una politica nazionale da oramai 20 anni sulla casa, e quindi credo che a tutti competerebbe un po' più di rispetto. Ho trovato invece in alcuni interventi di ieri sera un cambio di passo, anche credo rispetto a un confronto proficuo che la Commissione più volte riunita ha sempre avuto rispetto a questi temi. Sarà che siamo in campagna elettorale, ma credo che forse meriterebbe lo stesso, come dire, rispetto e lo stesso atteggiamento. Io credo che il progetto di Fondazione Arca, che è stato oggetto di grandi polemiche, vada inteso per quello che è. E quindi trovo un po' bizzarro che in più occasioni, per esempio, si sia accusata l'amministrazione comunale di non avere progetti di housing sociale e poi invece si attacchi quello che è il progetto di housing sociale.
Se per intenderci la prossima volta dobbiamo denominarlo Fondazione Arca Housing Sociale, forse ci capiamo meglio, non credo che però sia l'aggiunta del termine inglese. E da questo punto di vista, considerare l'emergenza abitativa come semplicemente la necessità di risolvere il problema di aver perso la casa è molto riduttivo, perché i nuclei che perdono la casa la perdono perché perdono reddito, perché perdono il lavoro, perché molto spesso sono nuclei che vengono da altri paesi del mondo e che in una situazione di economia di grande sofferenza faticano a capire e a conoscere anche gli strumenti che si possono agire e mettere in campo per risolvere i propri problemi. Però credo che valga di più raccontarvi i numeri di questo progetto e forse raccontarvi anche un po' di numeri rispetto a quando ho cominciato a occuparmi di questo tema e di quella che è la situazione attuale. Adesso naturalmente non troverò la tabella che mi sono portato in consiglio, però voglio dirvi per esempio che il progetto di Fondazione Arca non è semplicemente una collocazione abitativa, perché all'interno del progetto c'è un tutoraggio del nucleo, un aiuto nella ricerca di un luogo di lavoro. C'è per esempio un'azione che Fondazione Arca sta facendo con alcuni nuclei, per esempio nell'affrontare la possibilità di usufruire degli stati di fatto che da ALER vengono messi a disposizione, perché quella è una possibilità che esige risorse, che esige competenze e molto spesso questi nuclei, anche per la scarsa conoscenza dell'italiano e delle normative italiane, fanno fatica ad agire come soluzione al loro problema. E quindi da questo punto di vista l'accompagnamento di educatori, di tutor in questo passaggio è un passaggio importante e fondamentale per la soluzione. Io credo che, ma questo mi spiace, non c'è la consigliera Landucci, credo che su questo si veda una differenza. Io continuo a pensare che l'umanità, che le difficoltà e che la gente si divide tra quelli che hanno le risorse e quelli che non le hanno, ma anche tra quelli che gli strumenti per affrontare le difficoltà li hanno e quelli che invece non hanno gli strumenti culturali, conoscitivi per risolvere le questioni. È una differenza di fondo. Continuo a pensare che la differenza molto spesso è fatta dalla capacità e dalle conoscenze che si hanno e quindi da questo punto di vista mettere in campo un progetto che oltre a dare una soluzione all'emergenza abitativa aiuta ad uscire da questa emergenza, beh, questo non è, come dire, un perdere tempo, non è una visione caritatevole, è costruire pari opportunità di conoscenze e di competenze per le persone che si trovano ad affrontare una difficoltà. Così va inteso un progetto di housing sociale, non in un altro modo. Voglio affrontare il tema delle sublocazioni, che qui è stato, come dire, riportato. Quando mi sono insediato, il dirigente d'allora mi pose il tema delle sublocazioni, all'epoca erano 65 e io ho l'abitudine, soprattutto in una fase di crisi come questa, così violenta, in cui molti economisti molto più preparati di me hanno completamente sbagliato le previsioni, di affrontare la realtà per quello che mi si propone, cercando di non esprimere giudizi su quello che è stato fatto in un'epoca precedente, perché è troppo facile. Io credo che quello strumento fosse uno strumento importante in un momento in cui era esplosa la crisi. Ma nel momento in cui si è compreso che la crisi durava e anzi diventava più cattiva, quello che era stato pensato come un polmone per risolvere una questione,
non poteva essere pensato più come lo strumento unico di risoluzione del problema. Se c'è una cosa poi che ha guidato il mio lavoro in questi anni è l'idea che non esiste un'unica soluzione. Lo penso per tante cose nella vita. Non mi piace chi dice la soluzione è quella. No. La crisi e questo tempo ci offrono una complessità di problemi che si affronta solo mettendo in campo diversi strumenti che sappiano cogliere le difficoltà del singolo nucleo, le possibilità del singolo nucleo, e che invece un'unica soluzione rischiava di schiacciare in un meccanismo perverso l'idea che alla perdita della casa ci fosse il surrogato di una casa comunale. Se noi non avessimo interrotto quel meccanismo, oggi saremmo sicuramente ad un numero di subloccazioni vicino al 150 nuclei, e a questo punto saremmo ad affrontare una situazione ancora più complessa e più faticosa di quella che stiamo affrontando. Sapendo che quella soluzione non monitorata, non seguita da un progetto educativo, rischia di mortificare qualsiasi energia, qualsiasi proattività dei nuclei che in quella difficoltà si trovano. E per questa ragione la scelta è stata di differenziare e moltiplicare gli strumenti. In questi 2 anni più di 45 nuclei hanno trovato una soluzione nel rinvio dello sfratto di un anno con un contributo, grazie ai fondi di Regione Lombardia, con un contributo per la sottoscrizione di un nuovo contratto di affitto o con altri strumenti. A oggi, noi abbiamo 5 nuclei alloggiati in un albergo, mentre quando io ho cominciato ad affrontare questa questione e nei momenti più duri siamo arrivati a 25 nuclei, 12 in casa albergo, che è la struttura che tutti conoscete, 9 nel Residence Puccini, erano 23, e abbiamo in corso 55 sublocazioni, sapendo che nel giro di qualche mese dovremmo poter scendere intorno al 50 o anche sotto i 50 sublocazioni. Ovvio, per molti la soluzione è ancora l'assegnazione di una casa, ERP. Ma credo che il passaggio della 431, e noi firmeremo un accordo, spero al più presto, noi siamo pronti, l'accordo c'è, il problema è che è intervenuta una normativa nazionale che ha modificato il quadro di riferimento per cui bisognava aspettare la sentenza della Consulta o della Corte dei Conti, non lo so, non me lo chiedete, mi perdo in questo genere di cose, che è stata pubblicata, bisogna aspettare 15 giorni, arriveremo a un nuovo accordo 431 con una revisione dei canoni, dovrebbe esserci l'accordo delle parti sindacali sia delle proprietà che dei sindacati che difendono gli inquilini. Nel bilancio abbiamo messo l'aliquota più bassa, crediamo che questo sia non la soluzione, ancora una volta, un pezzo della soluzione. Mi sembra che i suggerimenti che dava il consigliere Nossa, che noi abbiamo già cominciato a sviscerare da prima, anche perché l'ho anche detto in consiglio comunale, c'è poi bisogno di inserire un ulteriore, come dire, garanzia per i proprietari di casa, perché poi questa vicenda ha sempre 2 corni, i proprietari di casa e gli inquilini. Sia un suggerimento che noi stiamo già perseguendo, ma siccome sono un uomo prudente in genere sulle cose, credo che sia importante guadagnarsi un passo alla volta. Mi stupisce che nessuno abbia parlato di ARA. Mi stupisce, o forse non mi stupisce, perché se guardo il lato destro del Consiglio Comunale mi chiedo, rispetto al disastro di Aler, se questo tema se lo pone solo la maggioranza o se invece l'opposizione non si pone il tema con tutte le reazioni che ha, Parisi, Gallera, Maroni, Beccalossi, ecco, magari un po' meno concentrarsi sul commissariato di polizia e concentrarsi sulla necessità di restituire ad Aler un ruolo attivo e serio, avendo Aler un patrimonio abitativo enorme in città, completamente allo sbando, io credo che saltare questo passaggio, che
quello che riguarda la più grande istituzione proprietà di case pubbliche in Lombardia sia, come dire, una svista un po' eccessiva. Ecco, io credo che su questo ci sarà modo ancora di vedersi, credo che abbiamo fatto numerose commissioni, sono stati forniti dati, sono state fornite relazioni, sono stati forniti dati rispetto alla Fondazione Arca, li ripeto, i nuclei che sono passati attraverso la Fondazione Arca sono 36, oggi sono 23, alcuni sono usciti perché hanno trovato un'assegnazione, altri perché hanno scelto di trovarsi una soluzione autonoma, e questo significa o che il progetto funzionava o che il progetto gli stava stretto, ma comunque che ha messo i nuclei di fronte a una necessità di trovarsi una soluzione autonoma. E in più c'è questo ruolo che Fondazione Arca sta svolgendo nei confronti di coloro che decidono di sottoscrivere un contratto con ALER che riguarda gli stati di fatto. Io non so se tutto funzionerà, non lo so. So che noi stiamo mettendo in campo tanti strumenti e che per rispetto del lavoro che il dirigente, che la dottoressa Ornago e che le persone che lì dentro lavorano, sarebbe il caso su un tema così feroce, così delicato, continuare a confrontarsi in maniera propositiva piuttosto che usare questo come tema di campagna elettorale. Come dire, credo che possa essere un auspicio per tutti, nel senso che veramente sarebbe ingeneroso nei confronti di chi vive questa difficoltà e nei confronti di chi su quel fronte lavora tutti i giorni in una situazione di grande difficoltà. Grazie. Grazie al Vice Sindaco Rivolta. Prosegue l'assessore Montracio. Prego. Grazie, buonasera. Ma allora, ieri sera siamo stati accusati un po' di tutto e quindi non è facile dare delle risposte questa sera. Il consigliere La Miranda diceva che il bilancio in questo periodo diventa uno strumento di campagna elettorale. Devo dire che ha proprio ragione, perché infatti mai come in queste sere, nell'arco di questi 5 anni, ho sentito utilizzare i numeri del bilancio nel modo in cui sono stati utilizzati ieri sera. Si è parlato di 23 milioni di investimenti, ma che forse poi sono diventati 49 durante il dibattito, ma in realtà sono 8, nel senso che quello che si vede descritto in alcune delle slide e sicuramente nei dati di bilancio ingloba tutte le novità della nuova contabilità, che rende, come è noto, molto, molto difficile la comparazione con gli anni precedenti, ed in particolare tiene dentro il fondo pluriennale vincolato, cioè gli investimenti già decisi gli anni passati ma che hanno il trascinamento chiaramente nel tempo. Quello che si decide quest'anno sono circa 8 milioni di euro. Quindi non si tratta evidentemente di libro di sogni, né tantomeno di entrate sovrastimate. Ci sono entrate di natura diversa, ci sono dei mutui, ci sono i bandi che abbiamo vinto, sono delle previsioni che, come previsioni, chiaramente potranno essere anche parzialmente smentite, ma del tutto in linea con quello che abbiamo fatto negli anni, che è sempre stato un piano delle opere, per quanto riguarda noi questa amministrazione, all'insegna della più totale sobrietà e del più totale realismo. Così come non abbiamo, come evidente, un bilancio di 190 milioni di euro spendibili, per così dire, e tantomeno la metà di questi 190 milioni, come è stato detto, è per la cosiddetta macchina. Il bilancio di 190 milioni che vediamo nella slide è chiaro che è un dato, come ho detto peraltro anche in commissione, un dato che è
come dire, doveroso mettere perché è il totale del nostro bilancio, ma anche questo un effetto della nuova contabilità. Contiene partite di giro che sono diventate negli anni via via più pesanti, contiene il fondo pluriennale vincolato, contiene diversi fondi come il fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi è ovvio che le scelte politiche che noi facciamo e quelle che sono quelle su cui siamo chiamati ad esprimerci non riguardano 190 milioni di euro, ma di fatto, stringi stringi, 45 milioni circa di servizi e 26 milioni circa di spesa del personale. Quindi i numeri sono questi. Lo dico anche perché per rendere i numeri del bilancio politicamente leggibili, per consentire a tutti noi di operare delle scelte, gli uffici lavorano per giorni interi per evitare di piazzarci in mano il malloppone che non sappiamo più da che parte prendere, e quindi è un lavoro che ci tengo anche a sottolineare e a valorizzare, perché viene fatto proprio per rendere le nostre scelte, il nostro lavoro più facile e meglio leggibile e interpretabile. Ma poi siamo stati anche accusati del contrario, che è un po' paradossale, cioè di non fare campagna elettorale col bilancio dentro il Consiglio Comunale. Ovviamente il bilancio non è lo strumento della campagna elettorale, per rispetto di tutti noi, dell'istituzione che rappresentiamo, ma anche sempre di chi ha lavorato per costruirlo, ma questo l'ha anche detto il consigliere Tremolada nella sua risposta, nel suo intervento di ieri sera, che ho molto condiviso. I bilanci invece sono il momento in cui dare risposte, fare scelte e in cui programmare queste scelte negli anni. L'ho detto nella mia introduzione, questo periodo non permette né la melina né, come la definiva il consigliere Romaniello ieri sera, la pesca a strascico, dove si raccoglie qualche pesce pregiato ma anche tanta pattumiera. Bisogna decidere da che parte stare. Si paga ciascuno il suo oppure si redistribuisce? Si tengono tutti dentro, inclusi ed esclusi, o si mettono i sacchi di sabbia alla finestra, chi c'è, chi è dentro, chi è fuori e facciamo passare la nottata? Il futuro dello sviluppo della nostra città passa attraverso la città della salute e della ricerca e gli investimenti in ricerca e innovazioni, su questo siamo tutti d'accordo, oppure qualcuno ha un progetto alternativo per lo sviluppo della città? Tagliamo, non so, stipendi, premi ai dipendenti del comune oppure riorganizziamo la macchina rendendola più efficiente e più performante? Chiudiamo i servizi del comune, tema CDD che è stato affrontato ampiamente anche ieri, e chiudiamo impianti sportivi oppure ci inventiamo delle soluzioni per la loro sostenibilità e per il loro rinnovamento? Assistiamo il povero che è povero perché gli è andata male nella vita a causa della sventura e della mala sorte, oppure analizziamo le ragioni di questa sua situazione e promuoviamo un percorso per la sua autonomia? Credere nell'emancipazione degli ultimi è credere a Babbo Natale, come è stato detto? Si assiste il bisognoso o si promuove l'emancipazione? Queste sono visioni del mondo, tutte e due legittime, chiaramente non le stesse, su cui noi però negli anni di governo, in questi 5 anni di governo, non abbiamo avuto dubbi, abbiamo dato risposte e una strategia chiara. Riduzione delle spese strutturali, grazie a questi risparmi investimento in coesione sociale e risposta alla crisi, investimenti sul futuro come gli investimenti sull'energia e le scuole e sul protagonismo della nostra città per il suo sviluppo economico presente e futuro. Queste sono le nostre risposte e la nostra visione, alle quali però neppure in queste giornate abbiamo sentito un'alternativa coerente e di visione complessiva. Questo, dicevamo, è l'ultimo bilancio di previsione di questa amministrazione. Mi piace e vorrei, essendo fare dei ringraziamenti, data la situazione non rituale, a tutti i dirigenti, a tutte le alte specializzazioni, a tutte le posizioni organizzative, a tutte le alte professionalità e a tutti i lavoratori del Comune con cui anno dopo anno abbiamo potuto, grazie al loro lavoro, dare concretezza alle nostre idee, affrontare insieme le difficoltà e insieme
sporcarci le mani per dare le soluzioni migliori per i nostri cittadini. In particolare, ovviamente, un ringraziamento di cuore a Flavio Orsetti e a Matteo Esposito, credo di poterlo fare, di potermi permettere di farlo anche a nome di tutti, che con pazienza e professionalità ci hanno accompagnato in questa avventura, tanto difficile quanto appassionante. Sono stati anni in cui abbiamo visto la rivoluzione dei principi contabili, tributi e regole che cambiavano ogni anno o anche più volte all'anno, l'esplosione di bisogni e la più drastica riduzione delle risorse mai vista per i comuni, ma anche anni in cui abbiamo tenacemente lavorato tutti insieme per continuare a garantire una città che anche attraverso i suoi numeri raccontasse e confermasse la sua vocazione alla coesione e all'inclusione sociale, una vocazione orgogliosamente all'altezza della sua storia. Grazie a tutti per il vostro lavoro. Grazie all'assessore Montrasio. A seguire, chi prende la parola? La parola al sindaco. Grazie Presidente. Il mio sarà un intervento molto breve, perché poi nel merito hanno già risposto sulle questioni più sostanziali l'assessore al bilancio e il vice sindaco, e sarà un intervento che volto più a sottolineare la modalità anche del dibattito e dei contenuti del dibattito, ovviamente di ieri sera, cercando di darne una lettura più possibile politica. E un primo argomento che è stato trattato ieri sera in uno dei primi interventi riguardava la città della salute e della ricerca, come se fosse ancora una cosa che ha là da venire, anzi addirittura una cosa che un progetto che non è un progetto, che è un fantasma, è stato detto, state usate queste parole, senza considerare la fatica che invece è stata fatta anche da questo Consiglio Comunale, oltre che dall'amministrazione, per arrivare a vedere praticamente le bonifiche finite, perché quella che veniva chiamata come consegna simbolica in realtà porta con sé il termine delle bonifiche da un punto di vista dei lavori, del cantiere. Poi ovviamente c'è la partita più amministrativa, come sempre in questi passaggi che spetta Città Metropolitana, ma di fatto gli oltre 700 e passa cittadini che in questi mesi hanno visitato le aree hanno visto che non ci sono fantasmi in quelle aree, ma che c'è nuova vita, che c'è nuovo respiro e nuovo ossigeno per la nostra città, che c'è una nuova e forte identità sulla quale tutti noi ci stiamo preparando. E quando dico tutti noi, intendo proprio tutti noi, perché io questo progetto l'ho seguito fin dall'inizio, con testardaggine, caparbietà, con l'aiuto anche di tutte le istituzioni che ci hanno affiancato, sapendo che avevamo anche, come dire, una trasversalità di anche una trasversalità politica che non voleva che il progetto arrivasse qui, e invece c'era anche una trasversalità politica che voleva che il progetto arrivasse qui. E quando parlo di fatica, è la fatica ovviamente politica di chi amministra e governa la città, è la fatica anche di un consiglio comunale che si è riunito più volte per fare dei passaggi che sono stati condivisi a larga maggioranza, è la fatica di tutta una macchina comunale, dei lavoratori del nostro comune che ancora oggi, quotidianamente, stanno affrontando dei passaggi che sono, sono quasi unici in Italia e per un comune delle nostre dimensioni sono eccezionali. Quindi tutto questo vuol dire c'è un movimento d'opinione anche cittadino che si sta organizzando rispetto a come la città che viviamo noi, nella quale noi viviamo quotidianamente, si deve preparare da qui a un futuro che è vicino, si deve preparare a interagire con questo progetto, perché mai si è parlato, tutti noi l'abbiamo detto più volte, di trasloco. Ecco, allora ridurre tutto questo a poche parole, come se fosse una passerella elettorale, con tutta la nobiltà che hanno le passerelle elettorali, quei momenti elettorali, e mi fa anche piacere, lo dico senza retorica, che tutti i partiti più o meno facciano iniziative che riguardano la città della salute e della ricerca e il futuro della città. Perché per me questo è un successo, come dire, della mia amministrazione, ovvio. Nel momento in cui l'argomento appartiene a tutta la città, il successo è di tutti. E io me ne sento, come dire, il peso e la fatica di quello fatto, ma la soddisfazione.
Quindi non ho apprezzato quei passaggi. Va bene la campagna elettorale, però non è che un argomento come la città della salute e della ricerca che riguarda il futuro di Sesto, quando serve lo si usa fuori in città e poi qui dentro invece, siccome ci si parla tra di noi alla fine, no, viene rubricato come se fosse un fantasma, una passeggiata. Non mi sembra appunto che renda merito al lavoro che è stato fatto da tutti noi. E poi il peso delle parole che sono state usate ieri sera, parole che credo in parte non rendano merito a chi le ha utilizzate e anche non rendono, siano anche offensive nei confronti di una parte del Consiglio Comunale. Si è parlato, come dire, di chi è rappresentante dei cittadini in quest'Aula a pieno titolo, a titolo democratico, come di Orpelli. Quello è il passaggio che forse mi ha colpito di più, perché piccoli o perché piccoli o grandi che siamo, tutti noi partiti rappresentiamo la città nella sua pluralità, nelle sue comunità, piccole o grandi che siano, e se siamo qui lo siamo perché ci hanno eletti, perché vi hanno eletti, e nessuno è un orpello. Perché nel momento in cui si dice a un consigliere comunale o a un gruppo consigliare che è un orpello, si dice a una parte di città che è un orpello. Così come ci sono stati anche altri passaggi in cui le parole sono state usate in modo pesante. E anche una sorta di confusione, se permettete, nel trattare alcuni argomenti. Quando si parla di lavoro e di sviluppo e poi si portano degli esempi concreti in aula, non si può alla stessa stregua parlare di Gabbionete e parlare di Campari. Non si può, perché Campari era una decisione che spettava questo Consiglio Comunale. Decidere se mantenere o no il laboratorio, la ricerca, i lavoratori, era una decisione che ha aspettato a questo Consiglio Comunale. Cioè la responsabilità di ciascuno di noi di schiacciare un bottone, un sì, un no o un astenersi, e un assumersi la responsabilità. Gabbionetta no. Gabbionetta del tutto originariamente per una questione di riorganizzazione del sito industriale decide di riunire tutte le parti dei suoi siti, del suo sito produttivo in un unico luogo. L'amministrazione ha fatto la sua parte, ha guardato sul territorio quale era una porzione di territorio adeguato per le nuove esigenze di Gabbionetta. Ovviamente non avevamo terreni pubblici da mettere a gara direttamente, non avremmo potuto affidarlo, ma non avevamo terreni pubblici da poter mettere a disposizione. E quindi abbiamo messo in contatto degli operatori privati tra di loro, sì, l'abbiamo fatto, più e più volte. Poi dopo la trattativa è tra privati. La trattativa poi è tra privati. E qualunque ingerenza fosse stata fatta dalla politica, beh, non saremmo qui a parlarne oggi, probabilmente. Ma la trattativa è tra privati. E allora forse sarebbe stato più bello ascoltare un dibattito che prendesse in considerazione il fatto del come mai certe aree costano di più e certe altre aree costano di meno e quanto incide in una rigenerazione urbanistica il costo della bonifica e quanto è l'eredità pesante del passato che noi ci trasciniamo dietro rispetto ai costi che questo territorio, quando è bonificato e per essere rigenerato, deve sostenere nuovamente per poter riportare nuova vita al suo interno. Questo mi sarebbe piaciuto, un discorso molto più alto. Non ditemi per cortesia che faccio la maestrina, perché questo lo ritengo francamente, ogni volta che dico mi sarebbe piaciuto, mi viene rimproverata questa cosa, anticipo, vi chiedo la cortesia di non farlo, perché non renderebbe neanche merito agli argomenti che trattiamo. La campagna elettorale è già iniziata. Io mi auguro che sia una campagna elettorale fatta su contenuti e con uno stile alto.
Vorrei che fosse una campagna elettorale, come dire, legata all'entusiasmo del fatto che questo è il massimo, è il più bel passaggio di un'espressione democratica, nella quale i cittadini giudicheranno tutti noi, chi ha governato e chi ha fatto l'opposizione. Cerchiamo appunto di essere all'altezza di chi vogliamo rappresentare. Anch'io voglio ringraziare prima di tutto tutti i miei assessori che in questi anni mi hanno affiancato, tutti i consiglieri comunali che in questi anni hanno accompagnato il lavoro dell'amministrazione comunale, tutti i dipendenti del comune che appunto hanno insieme a noi affrontato grandi sfide con grande professionalità e anche passione e anche fatica. E non da ultimo, per me importante, questa sera tutto il settore della dottoressa Orsetti che ci permette di arrivare a mettere al voto il bilancio di previsione per il 2017. Grazie. Grazie al sindaco. Anche la replica da parte dell'amministrazione comunale si è conclusa. E per i saluti ai dipendenti abbiamo anche un altro consiglio comunale, signor sindaco. Ricordo che c'è il 18 aprile. Vabbè, sempre come da programma, a questo punto passiamo alla dichiarazione di voto che verrà fatta su tutte le delibere che dopo andiamo a votare. Quindi iniziamo con il gruppo Giovani Sestesi, con il consigliere Vino. Prego. Sì, grazie Presidente. No, visto che le delibere sono 8, magari ci prendiamo qualche minuto in più se qualcuno deve, come dichiarazione di voto, visto che l'amministrazione non ha consumato tutto il tempo a disposizione. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma prima di iniziare il mio intervento sulle delibere di questa sera vorrei dire una cosa ben chiara e che rimanga agli atti, signor Sindaco, visto che il suo argomento si è basato principalmente su Città della Salute e della Ricerca. La lista civica dei giovani sestesi l'ha sempre sostenuta, quindi rivendico assolutamente questo ruolo. Ho sempre detto che se andiamo avanti così però rischiamo che ci fossilizziamo su Città della Salute e della Ricerca e perdiamo tanto altro attorno, quindi sarebbe bene che magari, visto che è decollata Città della Salute e della Ricerca, ci occupiamo della città costruita in questo momento, per come poi possa impattare tra nuovo e vecchio. Detto questo, ripeto, Città della Salute e della Ricerca è sempre stato da parte nostra un argomento molto importante. Speriamo rimanga la ricerca. Il nostro voto sul più importante documento politico programmatico è sgombro da qualsiasi preconcetto. Abbiamo affrontato la consigliatura con lo spirito costruttivo di chi, indipendentemente dal ruolo e dalla funzione, mette al primo posto l'interesse della città e al centro i suoi concittadini. Perché noi della lista civica Giovani Sestesi viene prima la città e i suoi concittadini prima di tutto. L'abbiamo fatto senza remore e né pregiudizi. Sarebbe stato forse più comodo e magari più redditizio elettoralmente non assumersi delle responsabilità, votare sempre no e comunque sbraitare senza costrutto, come ci hanno abituato qualcuno. Noi siamo fieri di essere stati costruttivi su importanti scelte che riguardano la nostra città, senza nulla contrattare o pretendere. Tutto ciò fa parte del nostro DNA. Questo è il senso del civismo che noi interpretiamo e che in questi anni abbiamo portato anche dentro le istituzioni. Tuttavia, questa maggioranza in 5 anni ha preteso di essere autoreferenziale e per chi amministra, a parer nostro, è un grosso limite.
L'ha fatto tra l'altro senza nemmeno riuscirci, visto le tante occasioni in cui su scelte importanti si è clamorosamente divisa. Ha urlato la propria discontinuità con le giunte precedenti, nonostante l'attuale sindaco ne facesse parte. E poi, non per nostra ammissione, ma per le stesse cose scritte dal sindaco Chittò nel suo resoconto delle cose fatte, la stragrande maggioranza sono proprio eredità della giunta precedente. Diciamo che per alcuni la discontinuità è a corrente alternata. La nostra libertà di pensiero, la nostra visione politica sono la forza che ci consente di andare avanti, di affrontare nell'unità anche delle diversità la prossima campagna elettorale, con lo spirito e la determinazione di essere forza di governo. Il nostro no questa sera è un voto determinato dall'incapacità di ascolto fin qui dimostrata da chi ha avuto l'onere e l'onore di amministrare questa grande città. Lavoreremo per una svolta. Lavoreremo per ridare slancio e vigore a Sesto San Giovanni dopo un lustro di appannamento. Lo faremo con la convinzione che la maturità dei nostri concittadini premierà la serietà e la competenza da noi della lista civica Giovani Se Stesi dimostrata in questi 5 anni. Grazie. Grazie al consigliere Vino. Come Federazione della Sinistra, consigliere Feltrin, prego. Grazie Presidente. Voglio partire da una considerazione generale e appunto su quella poi fondare la mia dichiarazione di voto. La considerazione generale muove dall'ascolto appunto attento ieri di ogni intervento pronunciato in quest'Aula. Ve lo assicuro, attento ascolto anche quando mi trovavo nella sala accanto, perché cedendo alla stanchezza di una giornata di lavoro cercavo ristoro in un po' di caffè per tenermi sveglio. Bene, noi tutti, è bene ricordarlo a noi stessi, alle nostre concittadine, ai nostri concittadini, appunto abbiamo questo brutto vizio di lavorare, cioè viviamo del nostro lavoro. Questo vale la pena ricordarlo e che rimanga agli atti, quindi qua senza distinzione maggioranza o minoranza lavoriamo tutti. È bene ribadirlo in un contesto, scusatemi, mi sia concesso, un contesto in cui non c'è la capacità, scusatemi, di distinguere, no? Ma tutto viene omogenizzato in modo assolutamente indiscriminato. Bene, noi viviamo, noi tutti qui presenti viviamo, no? Degnamente, no? Senza nasconderci, del nostro lavoro. Stavo dicendo che ho seguito gli interventi di ieri sera e ho raccolto anche molte delle sollecitazioni senza preclusione appunto dai banchi da cui provenivano. Ma concedetemi, no? Al di là appunto magari delle letture, no? Caricaturali che vengono talvolta proposte, no, delle comuniste e dei comunisti, beh appunto chi come me si professa tale è abituato, no, nel momento in cui fa scelte a fondarle su un dato di realtà. Abbiamo questa, no, questa indicazione di metodo nel nostro agire. Siamo abituati cioè ad analizzare la realtà sulla quale vorremmo intervenire per attuare trasformazioni. Bene, qualsiasi giudizio quindi non può che prescindere, non può non muovere dal dato oggettivo, scusatemi, che è dinanzi ai nostri occhi. Se le consigliere e i consiglieri hanno avuto la bontà appunto di ascoltare anche forse il mio noioso intervento ieri sera, molto pedante da un certo punto di vista, però il nucleo di quell'intervento era un'oggettiva constatazione, ovvero senza mettere
in discussione alcuni principi, appunto, che sono i principi dettati dalle politiche economiche europee, non è possibile perseguire quell'auspicata, no? Capacità politica, no? Progettualità politica di ampio respiro che veniva più volte, no? E anche così caldamente auspicata nel dibattito di ieri sera. Ora, io sono convinto, lo dico, no? Che nonostante, l'ho ripetuto ieri sera, anche l'ottimo lavoro, ripeto, sia, no, della giunta, degli assessori, della partita, piuttosto che degli uffici, dei tecnici, non voglio mettere in discussione la loro abilità e la loro capacità appunto nel tentare questo difficile esercizio, no, di quadratura del bilancio, però senza mettere in discussione quei principi, davvero io temo che il nostro agire politico da amministratori, no? Quindi al di là di qualsiasi schieramento, dicevo ieri sera anche a qualche consigliere dell'opposizione, scusatemi, non sarà in grado davvero di attuare una politica di ampio respiro, quella politica che ci chiedono appunto le nostre concittadine e i nostri concittadini. Saremo davvero, no? Sempre più chiamati a gestire margini di intervento pubblico sempre più ristretti. Questo era il senso della denuncia, no, mia l'altra sera, del tentativo appunto di ricostruire anche le tappe progressive, storiche, ormai, no, acclarate, di questa, no, progressiva, ripeto, riduzione degli spazi di intervento pubblico di un'amministrazione come quella di un consiglio comunale. Questo vale, dicevo ieri sera, per il consiglio comunale, ma vale in realtà a crescere sostanzialmente per ogni organo della pubblica amministrazione. Addirittura, visto che sostanzialmente stiamo cedendo pezzi, no, di sovranità, almeno dal punto di vista dell'economia politica, anche per quanto riguarda lo Stato nazionale. Posto ciò, non posso che non apprezzare il tentativo, ripeto, che io mi auguro non debba e non possa proseguire, no, in questa direzione, quindi con una continua fatica, però non posso che apprezzare il lavoro fin qui svolto, appunto, come dicevo, sia dagli assessori che dagli uffici. Quindi il nostro voto sarà in questa circostanza favorevole al bilancio di previsione. Ripeto, con l'auspicio, anche perché riteniamo che questa progressiva abdicazione alla funzione di ruolo, no, e di guida dei processi sarà lesiva della dignità, no, della pubblica amministrazione, auspicando che si possa dare, ma questo in quest'Aula non può essere che un auspicio, come dicevo ieri, non possiamo far altro che questo in questa sede, si possa dare spazio maggiore all'intervento di programmazione economica e quindi politica, perché se c'è una cosa che appunto ha imparato, che quelle appunto politiche capaci di intervento significativo nella città richiedono appunto condizioni strutturali materiali, appunto si insegnava nelle vecchie scuole di partito. Bene, queste condizioni strutturali ci sono oggettivamente ad oggi negate. Così, io ripeto, no, non potremmo, no, proseguire nella nostra azione di governo del territorio. Quindi il mio voto è favorevole e associo, scusatemi, a questo voto l'auspicio di un'inversione di rotta complessiva a livello nazionale. Grazie. Grazie al consigliere Feltrin. Per il gruppo Sinistra Ecologia e Libertà parla il consigliere Nossa. Prego. Sì, grazie. Buona serata a tutti, grazie Presidente. Forse durerà 2-3 minuti in più il mio intervento, però mi sembra di capire che sia consentito. Innanzitutto grazie agli uffici del lavoro svolto, anzi direi dell'ottimo lavoro svolto, anche le risposte chieste poi, diciamo, in maniera successiva e post commissione sono state veloci e per quanto mi riguarda anche esaustive per quanto riguarda gli uffici. Questa sera parliamo di bilancio previsionale. Secondo me il bilancio previsionale è il documento politico per eccellenza. È a mio avviso veramente il cardine di una politica. Come si usa dire, il bilancio previsionale indica la rotta di una nave, ma indica anche approdi, navigazione e con che tipo di ciurma, passatemi il termine, di equipaggio, si fa questa navigazione. È molto importante.
concetti di utilità e partecipazione vanno rifondati. Una partecipazione vera significa un dialogo vero, porta a soluzioni condivise, più durature e più economiche, ed insistiamo sul concetto di una partecipazione a 360 gradi. Oggi si direbbe, ed è in gran voga, una partecipazione circolare. Emergenza abitativa, un vero e proprio dramma sociale. Continuano a mancare le case popolari pubbliche. I tempi sono cambiati. La crisi economica, che oramai non è più crisi, ma è uno stato di fatto conclamato, ha cambiato la proporzione tra domanda e offerta di immobili. La buona spesa pubblica è quella che investe nella tutela dei beni comuni, nell'economia solidale. Non possiamo permetterci di avere case senza persone e persone senza case. La città deve essere intesa e amministrata nella sua interezza, non dividendola in sottoaree. Un'area urbana, sesto tutta, che includa e non escluda nessun altro. Va in questa direzione la riqualificazione delle villette Breda tramite l'aggiudicazione di fondi ottenuti da bandi, dall'ufficio bandi, ma deve essere considerato questo solo un punto d'inizio. È corretto parlare di investimenti e non di costi, secondo noi. Occorre costruire una piattaforma programmatica coraggiosa, pensando al futuro e non parlando del passato. Oggi purtroppo vediamo prevalere sempre più spesso il limite economico sui diritti. Vediamo che curarsi non è alla portata di tutti. Chi è più benestante si cura meglio e più velocemente di chi non lo è. Stiamo abdicando e da fornitori di servizi stiamo diventando dei semplici controllori. Il comune non è un'azienda. I suoi compiti sono diversi, i suoi riferimenti sono diversi, i suoi obiettivi sono diversi. Abbiamo bisogno della politica come strumento utile a cambiare le nostre condizioni di vita, ridurre le disuguaglianze, redistribuire le ricchezze, migliorare le condizioni di vita, conquistare dignità e felicità. Dobbiamo rimuovere le disuguaglianze, aggredire la rendita e i meccanismi di accumulazione, togliere a chi ha troppo per dare a chi non ha nulla, con una tassazione davvero progressiva. E qui tiro in ballo la TASI, che è trovato un suicidio il fatto di annullarla anziché rimodulare le aliquote IRPEF. Davvero progressiva, dico, la tassazione, è un welfare redistributivo, rilanciare la scuola pubblica come uno strumento di mobilità sociale, dare all'università le risorse necessarie per una formazione di qualità, non mance, ma infrastrutture e servizi. Questo serve e occorre. Bisogna mettere le risorse economiche in competizione con i diritti? No, questo non fa parte di uno Stato civile, ma il nostro deve continuare a essere un comune civile, sopperendo alla mancanza di altre istituzioni, perché i lavoratori, i pensionati perdono ogni giorno pezzi di salario, di dignità e di diritti, perché non tutti possono permettersi di fare gli studenti. Tutto questo accade non per coincidenze o eventi fortuiti, ma per precise scelte politiche fatte da alcuni partiti e dai relativi governi, che hanno letto Robin Hood al contrario, ma i malavoglia dall'inizio alla fine. E è una disuguaglianza insopportabile. Ieri sera abbiamo più volte usato la parola poveri e insistito sul concetto di inclusione sociale e di povertà. Inclusione sociale che sta crollando sotto martellate costanti, sotto il principio del mercato, dell'egoismo, del divide et impera, che tanto fa felici poche ma ricche persone, sempre più ricche e sempre meno uguali. La povertà nelle sue articolazioni chiede risposte concrete, qualificate e competenti, chiede di monitorare i risultati in senso dell'efficienza e della qualità della spesa con strumenti palpabili che i comuni devono mettere in atto. La povertà non è una malattia, è una condizione forzata da fattori esterni, fattori che hanno nomi e cognomi e spesso da singoli partiti. La povertà non è una condizione che deve essere affrontata e superata immediatamente nella nostra città, lo deve essere come invece. Non esiste civiltà dove esiste la povertà. Con la scusa della crisi hanno fatto digerire tutte le riforme possibili, tutti gli abbassamenti di tutele possibili. Hanno fatto le pulizie di primavera verso le classi medie, facendole scivolare ed impoverire quotidianamente. Ci stanno facendo digerire che curarsi è un lusso, come anche praticare dello sport. L'istruzione universitaria sta diventando un tabù per molti studenti. Ci stanno ridondando il fatto che il welfare non sia più sostenibile. È a seguito di queste continue gocce di disinformazione che cadono lentamente e inesorabilmente sulle nostre teste, ci stiamo convincendo che il pubblico debba abdicare al privato e lo debba fare per il nostro bene.
che l'economia debba arrivare prima della politica e dei diritti che abbiamo conquistato lottando noi e ancora di più le generazioni precedenti. Noi manteniamo fermi i nostri principi, che si possono riassumere con la difesa dei deboli e degli esclusi. Dobbiamo rafforzare il concetto di comunità, annullando quello di una società di singoli, divisi e in concorrenza continua. Tempo fa in quest'aula avevo detto che il doppio di 6 non è 12, ma siamo. Ecco, partiamo da questo, partiamo dal rafforzare la coesione, che è l'esatto contrario della divisione. Partiamo da diminuire le disuguaglianze, che il governo accentua quotidianamente con leggi che rafforzano i potentati economici a scapito di semplici ed onesti cittadini, che sempre più si sentono dei moderni Don Chisciotte. Se facciamo questo, l'inclusione sociale risulterà vincitrice, altrimenti è corretto che facciamo altro. Dobbiamo decidere se stare con Marchionne, con le banche o con chi difende i diritti ed agisce per diminuire le disuguaglianze. Noi pensiamo che questa amministrazione, con tutti i limiti e le difficoltà, stia con i secondi. Ecco perché il nostro voto sarà favorevole. Grazie consigliere Nossa. Adesso come gruppo misto c'è il consigliere Cremonesi. Prego. Sì, grazie presidente. Allora, personalmente colgo l'occasione con questa dichiarazione di voto per fare un discorso di prospettiva, per capire anche quale sarà l'assesto San Giovanni del domani, perché a me la prospettiva piace molto. Quali sono le idee innovative di questo bilancio che ci presentate? Ne avete soprattutto di idee innovative? Per me si tratta della solita vostra modalità di gestione del bilancio comunale, simile in tutti gli anni, con tanta matematica e poca prospettiva. Perché ancora a me, personalmente, non è chiara la vostra idea sul futuro di questa città. Almeno per una volta avreste potuto valorizzare meglio le vostre idee all'interno di questo bilancio. È chiaro il concetto che la città è ferma. Avreste potuto essere innovativi per una volta, immaginando come trovare sinergia, sviluppo e risorse da nuove idee. Perché la politica non è solo matematica, la politica è anche organizzazione e progettazione di nuove idee, perseguendo anche temi futuristici, che sono quelli che tra l'altro piacciono sempre molto a me. I temi da evidenziare sono tanti e non mi va di ripetere cose dette in quest'aula in questi giorni. Diciamo che il mio tema preferito è senza dubbio quello della mobilità sostenibile. Quante volte mi avete sentito parlare di piste ciclabili, di bike sharing e di tutte quelle cose innovative che negli altri comuni funzionano e qui no? Parlate di bandi, ma non avete intercettato il bando di Regione Lombardia sulle ciclabili. E cosa ne è stato dei colloqui con Milano in ottica città metropolitana per il car sharing, il carpooling? E cosa ne è stato del biglietto unico? Il car sharing è poco, il car sharing a Milano funziona. Non interrompetemi, gentilmente. Come ci muoveremo in questa città nei prossimi anni? Me lo continuo a chiedere e a domandare. Soprattutto perché siamo soffocati dal traffico di attraversamento. In 5 anni non c'è mai stato modo di mettere mano al piano urbano del traffico. E questa, secondo me, è una grave mancanza politica. Altro argomento che mi sta molto a cuore. In questi anni è stato chiesto un censimento sugli edifici sfitti. Perché oltre a tutte le finalità che sono state dette per quanto riguarda il problema della casa, poteva servire anche per identificare un luogo o degli spazi da destinare ai giovani. Si sente la mancanza in questa città di un centro giovanile, perché ad esempio Cinisello Balsamo un centro giovanile ce l'ha, ed è un luogo di studio, gioco, laboratorio e aggregazione, anche per evitare l'esclusione sociale dei giovani, soprattutto in periferia. Niente, anche per i giovani nessuna idea, nessuna proposta, si naviga a vista e non si azzardano mai idee di questo tipo. In questa città ci vorrebbe un po' di fantasia, un po' quantomeno anche di illusione e una progettualità differente da questa, perché per cambiare il passo bisogna lasciare il giusto spazio anche ai giovani, quei giovani che però tornano utili d'estate per le serate del Caro Ponte, il famoso Caro Ponte dove in questi anni ho fatto anche un po' delle mie polemiche, quel famoso Caro Ponte che da bando poteva essere anche usato gratuitamente dall'amministrazione comunale per tot giorni l'anno. E quindi vi chiedo, quante serate avete organizzato per i giovani l'anno scorso e l'anno prima? 0, 1, nessuna, ditemelo voi. Quindi, anche quando le basi ci sono, anche quando gli strumenti ci sono, anche quando
I luoghi ci sono, a questo punto mancano le idee oppure manca la voglia. Avevo presentato proprio io in quest'Aula la proposta di indicare l'accessibilità ai luoghi per quanto concerne i disabili, per permettere a tutti di partecipare agli eventi. E poi scopriamo che nel 2017 ci sono ancora luoghi dove manca l'accessibilità in questa città. Secondo me questa cosa è pazzesca e vergognosa. Detto questo, e concludo, manca una spinta, manca un cambio di passo e soprattutto a voi manca la volontà di fare qualcosa di innovativo che non avete mai fatto. Quindi per quanto riguarda me il voto sarà contro questo bilancio. Grazie. Grazie consigliere Cremonesi. Per il gruppo Movimento 5 Stelle la consigliera Franciosi. Prego. Grazie Presidente. Com'è strano questo momento. Così. Un pensiero estemporaneo dettato dalla contingenza. Va bene, allora. No, non c'entra Romagnello stasera. Vabbè, il nostro era una battuta, Presidente, lasci perdere. Il nostro stasera sarà un voto contrario. Contrario a questo bilancio che non investe niente nella nostra città. Una città privata di qualsiasi prospettiva futura che la rilanci realmente. Una città obbligata da questa politica a rimanere ostaggio della stagnazione in cui rimane ormai da anni. Io ieri sera ho sentito tante proposte venire dai banchi dell'opposizione, proposte che non sono state colte neanche per sbaglio nella replica dell'amministrazione. Riteniamo pertanto che questa nostra città meriti molto di più rispetto a quanto politicamente scritto in questo bilancio, visto che appunto si tratta del bilancio della prossima giunta e della prossima amministrazione. Pertanto, non essendo assolutamente d'accordo con le non scelte riportate in tali documenti, voteremo contro. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Per il gruppo Popolo della Libertà interviene il consigliere La Miranda. Prego. Grazie Presidente. Ma credo che per chi come me è uso frequentare quest'Aula da un qualche anno, ascoltare stasera l'amministrazione nella persona del sindaco che deve soffermarsi in una replica a un bilancio di previsione che correttamente il consigliere Nosso ha ricordato è l'atto amministrativo principale di una giunta, è l'indirizzo di governo, con l'aggravante di questo bilancio che mette una seria ipoteca sulla giunta che verrà eletta a giugno 2017. Credo che, stavo dicendo, se l'amministrazione debba rispondere soffermandosi sulla dizione Orpello, la dice lunga sulla qualità del dibattito che c'è stata e soprattutto, consentitemi, anche sul contenuto a questo punto del bilancio di previsione. Poi l'assessore alla partita del bilancio, Trasio, legittimamente dice: attenzione, nella spesa corrente non c'è solo il costo della macchina amministrativa. Sì, ma il ragionamento politico non era riferendosi al costo personale, era al costo strutturale che il dirigente, la dottoressa Orsetti, regolarmente deve mettere a bilancio come una spesa fissa, ed è quella, oscilla tra 82, quando mi ricordo io i primi anni che ho frequentato quest'Aula era intorno agli 82 milioni o qualcosa del genere. Adesso siamo scesi intorno ai 79, 78, oscilliamo su quelle. Ma quello, come ho detto ieri, il delta di incidenza, di rigidità di questa voce sul bilancio è sempre quello, oscilliamo tra il 67 e il 70%. Quindi il vero punto cruciale nell'affrontare il bilancio e la vera sfida, torno a dire, è questa. E nessuno in sede di replica ha detto qualcosa sulle spese che ho fatto cenno ieri sera degli asili. Qualche consigliere è sobbalzato che ha detto 20.000 euro. È vero, sono andato a rivedere i conti. 16.666 euro per 430 alunni. In un bilancio di 190 milioni cambia poco, da questo punto di vista, aver spostato di una decina di migliaia di euro il centro. Il problema è che con 16.666 euro credo che neanche al San Carlo di Milano spendano tanto i genitori che mandano i propri figli alla scuola privata. Quindi evidentemente qualcosa non funziona.
Se poi, bisogna ribadire, deve essere mantenuta la vocazione pubblica, e quel consigliere che ha fatto cenno, il consigliere Feltrini, era il sottoscritto, magari facciamo irretire qualcuno dei suoi compagni, consigliere, ma lei sa la stima che io personale ho con lei, quindi non ho difficoltà a riconoscere. Noi discutevamo dei massimi sistemi ed era proprio l'analisi dove la funzione pubblica, ahimè, sta abdicando, e su questo io sono d'accordo con lei, o meglio non sta abdicando, si sta trasformando da impegno di spesa di funzione reale a impegno di spesa di funzione di controllo di indirizzo. Probabilmente questa sarà la nuova funzione della pubblica amministrazione del futuro, salvo la salvaguardia di alcune funzioni primarie inderogabili. Ma è certo che su funzioni come quella degli asili nido, dove in molte amministrazioni ormai è in corso da tempo la dismissione dalla gestione in economia per l'affido a terzi, è evidente che il controllo è solo di indirizzo politico, culturale e sociale, dove viene stabilito nell'affido i principi e i meccanismi per la convenzione e i principi e i meccanismi per il controllo della permanenza dell'interesse pubblico a convenzionare la struttura gestita da un privato o la struttura stessa del privato. Probabilmente questo è la chiave di lettura della prossima funzione pubblica. Non è certo una funzione pubblica che mi dà molta soddisfazione, però ahimè, di fronte a cifre che ho documentato, perché nel senso che oggi sono andato a rivedermi le certificazioni che mi ero fatto rilasciare l'anno scorso appunto sugli asili nido, è evidente che bisogna rivedere il modello di pubblica amministrazione. Perché, come ho detto ieri sera, non possiamo pensare che i nostri cittadini siano sempre delle mucche da mungere. Perché poi si vengono a creare quelle diseguaglianze sociali notevoli che anche chi è in grado di contribuire non accetta più questa idea di dover contribuire come impegno sociale per far star meglio chi ha meno. Diventa un rifiuto, perché dici: io sono disponibile, lo faccio ben volentieri perché è nella mia natura, perché ho avuto la fortuna di poter produrre di più e quindi devo dare di più alla comunità, oppure ho avuto la fortuna nella vita di poter avere di più e quindi è giusto che io ricambi la società di questa mia fortuna dando di più, ma nel momento in cui vedo che le risorse vengono utilizzate e impiegate al meglio per chi effettivamente ne ha necessità e bisogno. Quando vedo lo spreco sistematico legato esclusivamente a un'idea vetusta da questo punto di vista, di tenere in sé il fiore all'occhiello e dove appunto ho una perdita strutturale di questo tipo, è evidente che è una politica malata, non è una politica che è capace di guardare al futuro della città. Poi, se di replica il sindaco rivendica con orgoglio, sotto la mia giunta si è fatta la città della salute, no? Le ricordo che la polemica tra la nostra ex candidata sindaco Landucci e Oldrini fu proprio quella che è il regalo di Formicone che fece la campagna elettorale di Oldrini per la sua riconferma, cioè chiedo scusa, per lanciare la sua candidatura, dove preannunciò un mese dalle elezioni, annunciò un mese dalle elezioni in piena campagna elettorale l'arrivo di Città della Salute da parte di Regione Lombardia, la scelta del territorio di Sesto dove c'era l'area Falca, dove c'erano tutte le condizioni in quel momento per poter edificare, e mi ricordo anche le delibere a tappe forzate che abbiamo fatto per poter fare subito il primo passaggio tecnico, cioè quello di avere l'affidamento di parte di quelle aree col cambio di destinazione d'uso, col vincolo appunto su questa cosa. Quindi là, diciamo, da questo punto di vista, è in quella fase politica che si è avuto. Poi, con la sua giunta, si sono completati gli iter amministrativi e si è proseguito in un percorso, una scelta politica che poi, come legittimamente ricordato, è trasversale, condivisa in parte da questa parte e in parte nella maggioranza e osteggiata in parte da questa parte e in parte dalla maggioranza. Ma questo cambia poco, perché poi comunque è un interesse comune collettivo che tutti noi, almeno per chi sta da queste parti politiche, io e il consigliere Di Stefano, concordiamo, condividiamo e sosteniamo sotto i vari profili. Però credo che se dire la mia amministrazione si focalizza
o ha avuto il grande risultato di aver città della salute, beh, si fa un po' un torto all'intelligenza di tutti i consiglieri, che ben conoscono la storia. Poi mi è piaciuto ascoltare, anche se non nell'intervento integrale, il vice sindaco, perché diciamo stasera ha avuto un po' di minuti, ha potuto ritornare a essere il vero mastino che è d'aula, e cioè quello di fare in realtà non l'assessore o il vice sindaco, ma il consigliere di maggioranza, perché poi l'attacco Haller in fondo, vabbè, ci sta, è politica da questo punto di vista, ed è evidente che è un attacco strumentale perché in questo momento è amministrato dal centrodestra. Ma la fatiscenza delle strutture di Haller e di certi quartieri non è di ieri, ma viene già dagli anni Ottanta, quando sicuramente non era amministrata dal centrodestra da questo punto di vista. Ho detto, siccome l'attacco Haller era in questo momento, quindi la qualità diciamo da questo punto di vista dei manufatti pubblici e delle case pubbliche non è un problema che si è creato oggi, ma è un problema che ci trasciniamo da diverso tempo e da diversi anni, ed è probabilmente il frutto di una cattiva cultura anche da questo punto di vista, sia di chi è l'utente e sia di chi è chiamato a governare e a regolare i rapporti economici derivanti da questo patrimonio immobiliare. Questo è stato il dibattito fondamentalmente. Perché poi è vero, qualche riflessione critica da parte di tutti i gruppi è stata quella di dire non vediamo un futuro. Altri dicono no, il futuro si vede nella continuità. Poi dopo giustamente qualcuno ha ricordato, ma ricordatevi che qua voi non avete fatto sempre continuità, avete rivendicato spesso la discontinuità per poi essere contigui o continui a seconda dell'occorrenza. Perché poi dopo il gioco delle parole è facile anche ritornare al punto di partenza. La sostanza è questa, e che è quello che noi impropriamente o impunemente continuiamo a dire. Non avete la capacità di sfidare le logiche di partito. Molti di voi sono ancora ingessati in queste caselle. E invece la vera sfida di amministrare la città, e che noi riteniamo dalla nostra parte politica, è quella di lanciare un progetto completamente diverso di come si amministra la città, trasversale. E questa è una cosa che io rivendico con orgoglio, che sono anni che lo dico, per giunta vengo dalla riserva di caccia, perché visto che mi faccio il mea culpa a me, no? Visto che ho definito loro orpelli, diciamo sicuramente io appartengo alla riserva di caccia, no? Come sempre. Però con orgoglio rivendico anche che in questa città questo consigliere comunale, questa riserva di caccia, è riuscito a farla voler bene da qualcuno. Perché, consentitemi, lascio agli atti, ma con orgoglio rivendico sempre che ho avuto la fortuna o la capacità, a seconda dell'occorrenza, che con il sindaco Oldrini e con, non me ne voglia Andrea Rivolta, però era lui il capogruppo, e quindi con la disponibilità del capogruppo del PD, in questa città c'è anche una via intitolata ai martiri delle foibe. Significherà poco per alcuni della maggioranza, sicuramente per chi come me ha determinate idee, è una cosa importante averla anche a Sesto San Giovanni. È un premio politico, credo, un riconoscimento che è stato negli altri anni, di come forse, pur appartenendo a una realtà vezzeggiata da queste parti, perché sicuramente non dimentico io chi è Sesto San Giovanni, medaglia alla Resistenza, comunque ha saputo farsi, diciamo, accettare da un certo punto di vista, e soprattutto è diventato anche un strumento di confronto attraverso le varie pungolature che possa aver fatto in questi anni, ma sicuramente perché spesso ho portato anche sul piano politico l'amministrazione a riflettere su dati concreti, reali, non sulle chiacchiere. Ieri sera mi ha fatto piacere che il Presidente, e credo che parlando come Presidente poi l'abbia fatto a nome di tutta l'Aula, ovviamente rappresentando noi tutti, si sia complimentato per il mio intervento. Mi ha fatto sicuramente piacere, non è una cosa che abitué di quest'Aula ricevere un complimento dal Presidente, anzi spesso è il Presidente che riceve epiteti dai consiglieri,
E quindi, diciamo, da questo punto di vista, per chi come me e come altri consiglieri, che ha ricordato giustamente Giacomo Feltrin, facciamo politica praticamente gratis qua, per spirito di servizio e perché crediamo in quello che facciamo, soprattutto, beh, è un bel riconoscimento. Sono di quelle cose di cui magari personalmente uno vive e poi non ha rilevanza mediatica, fa niente, però per chi nel nostro piccolo ama fare politica e vive anche di queste cose, è stata una bella gratificazione di cui volevo ringraziarlo. Per quanto riguarda poi la dichiarazione di voto, è evidente che per parte nostra abbiamo sempre detto fin dal primo giorno che una cosa le scuole politiche insegnano, e questo magari una volta insegnavano, adesso non so, guarda, il bilancio fa parte, è l'organo, è il documento programmatico dell'amministrazione che governa, è evidente che è chiamato a essere opposizione in quel momento, giammai potrebbe votarlo, e quindi a prescindere, e quindi automaticamente il voto è evidente che sarà contrario, ma comunque per le ragioni invece sostanziali che ho ben evidenziato ieri sera e che ne ho fatto cenno anche di nuovo in qualche modo questa sera. Ringrazio voi tutti per l'attenzione. Grazie al consigliere La Miranda. Per i Democratici per il Cambiamento, il consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io comincio dicendo che ieri sera il Consiglio Comunale si è svolto con toni abbastanza alti, anche abbastanza aspri, che non ho condiviso. Io ho parlato di atti, richiesti che non mi sono stati forniti. Il Presidente del Consiglio Comunale diceva: ricordiamoci che siamo pubblici ufficiali e che dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti che ci sono a disposizione per far valere la nostra posizione. Mi pare fosse questo il messaggio. Avrei potuto, in quella sede, quando gli atti non mi sono stati dati, rivolgermi al prefetto. Io in realtà credo che lo scontro così aspro tra nelle istituzioni non serva nulla, come servono poco veramente anche le denunce nell'ambito del dibattito politico. Poi volevo fare una breve parentesi per ripetere un concetto un po' impopolare che proposi parecchio tempo fa, è quello sulla crisi. È chiaro che non si può definire la crisi un'opportunità, sarebbe da pazzi. La crisi è una morde, la crisi distrugge e ci sta inaridendo come paese. È anche vero però che la crisi, cioè la mancanza di trasferimenti di cui i comuni hanno goduto parecchio negli anni passati, ha costretto le amministrazioni locali, ha costretto tutti gli enti locali a dover cominciare a ragionare in maniera differente. Ha cominciato sì, forse a voler tagliare, a fare una revisione della spesa più attenta, li ha obbligati a fare delle scelte un po' più oculate, scelte che magari con trasferimenti che arrivavano a pioggia non erano obbligati a fare. Io spero che si cambi, anch'io, come diceva il consigliere Feltrin, perché più volte ho affermato che i tagli che sono stati fatti non sono stati tagli meritocratici, non hanno guardato alla meritocrazia, cioè chi aveva i conti in ordine ha pagato tanto chi non ce li aveva in ordine, e questo è inaccettabile in un paese civile. Per quanto ci riguarda, abbiamo fatto un percorso in questi anni intenso, abbiamo fatto parte della maggioranza. Per questo volevo ringraziare tutti i consiglieri comunali che con me in questi anni hanno collaborato tra i banchi della maggioranza. Ringrazio quelli che con me si sono voluti confrontare, ringrazio anche quelli molto supponenti, perché anche loro, anche quel tipo di persone hanno un ruolo, sono un esempio, magari negativo, ma sono sempre un esempio che ti aiutano a crescere. Noi l'abbiamo detto più volte dai banchi della maggioranza, nei nostri interventi, che molti degli strumenti adottati in questi anni, soprattutto negli ultimi anni, non erano più all'altezza delle sfide che si ponevano in città. Lo abbiamo detto più volte come pungolo in maggioranza. Ieri sera citavo solo alcune delle nostre battaglie, che era quello per esempio sul piano delle manutenzioni, citando il quartiere 1, citando via Marcone, citando via Bergomi, dei posti che secondo noi sono stati completamente dimenticati. Io penso che tutte le fotografie che ho mandato all'assessore Marini rispetto a determinate situazioni, lui ce le abbia ancora nella sua posta elettronica. Io attendo, tra l'altro, dico bonariamente ormai, ancora un avanzamento sulla questione del palazzo di via Bergomi. Nella mia interrogazione chiedevo di essere aggiornato per come sarebbe voluta la situazione.
non ho più saputo niente, magari poi ci facciamo due chiacchiere. Assessore, dicevo che noi abbiamo criticato ultimamente molto quelle che sono state le scelte dell'amministrazione e in sede di bilancio previsionale ci diciamo molto chiaramente che in questo progetto non ci riconosciamo. E proprio perché non ci riconosciamo in questo progetto dobbiamo, in questo progetto per il futuro, come si diceva, un bilancio previsionale che guarda al futuro, un progetto nel quale non ci riconosciamo più e che onestamente troverà il nostro voto contrario proprio per questo motivo. Grazie. Grazie al consigliere De Noia, gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi, prego. Grazie Presidente e buonasera a tutti. Innanzitutto mi associo anch'io al ringraziamento agli uffici perché credo che abbiano affrontato un lavoro difficile e complesso e determinato anche secondo me da uno stato confusionale da parte della maggioranza che è emersa nella sua completezza anche dalle repliche questa sera. E devo dire che mi ha lasciato perplesso la debole replica da parte del sindaco, non me ne voglia, ma ha omesso di dare risposte importanti su quesiti fatti da parte dell'opposizione. Ieri è stato sollevato da parte della consigliera Tita Ferrante un argomento importante, mi sarei aspettato da parte dell'amministrazione la presa di posizione o quantomeno un riconoscimento che a fronte di un lavoro di studio delle problematiche della nostra città, questa amministrazione non ha saputo dare. Mi riferisco ai fondi che ancora giacciono presso la Regione Lombardia dal 1996 che potevano essere benissimo utilizzati, magari riperimetrando l'ambito territoriale sul quale utilizzare questi fondi, ma che di fatto sono ancora presso le casse di Regione Lombardia. E credo che sia una grande opportunità persa perché stiamo parlando delle vecchie 25 miliardi di lire, oggi 12 milioni e mezzo, allora era una grande cifra che poteva benissimo essere utilizzata in modo egregio e fattivo per la nostra città, oggi ovviamente dopo 20 anni si tratta di una cifra con un valore inferiore ma comunque sempre di risalto. Non ho sentito risposte, così come non ho sentito nessuna replica rispetto al tema delle tariffe dei trasporti nella nostra città che gravano sui cittadini. Cosa dire? Dico che la replica da parte dell'amministrazione è una replica debole anche perché non rappresenta la realtà della nostra città, viene data una rappresentazione edulcorata, quasi da favola della nostra città dove sembra che tutto giri nel modo giusto, ho sentito l'assessore Rivolta cercando di rimediare agli errori commessi in questi anni sul tema del rilancio dello sport, ma io mi rivolgo al nuovo assessore che si è insediato poco fa in giunta, che viene da un comune dell'Alta Brianza, che a Sesto non è possibile neanche morire, perché è notizia di qualche giorno che una famiglia è stata costretta a cremare il proprio caro perché non c'era più posto per tumulare il proprio defunto. Io credo questo sia l'insulto più forte che possa un'amministrazione comunale rivolgere ai propri concittadini ed è un limite massimo di incapacità di questa amministrazione di affrontare un argomento talmente delicato come quello di accompagnare una famiglia che ha subito il lutto nel momento più brutto e più tragico. Così come non è stato affrontato il tema degli sperperi, abbiamo affrontato in questi anni la questione delle piscine che sono state lasciate andare in malora, la piscina scoperta ridotta a un rudere, ma è notizia di oggi che abbiamo posto sul piatto della politica locale un altro argomento importante, anche oggi non ho sentito nulla, quella della struttura montana di Rote Magna, che era un fiore all'occhiello della nostra città, che è ridotto a rudere. Io chiederò agli uffici comunali di poter accedere, ma credo che non mi sarà consentito, perché all'interno mi viene detto dai residenti del posto che è ridotto in macerie. Addirittura vi racconto un aneddoto, che quando sono arrivato sul posto, una signora, sapendo che era di Sesto e pensando che fossi uno dell'ufficio comunale, un assessore, mi ha insultato dicendo: ma come potete lasciare un immobile così in malora? Vergognatevi, vergognatevi! E noi abbiamo soltanto detto che eravamo invece lì a denunciare questa situazione di incuria.
Questo cosa significa? Che a fronte di un bilancio di previsione dove si lamenta la carenza di risorse, in realtà c'è un'incapacità di gestire bene i propri beni, perché le risorse ci sono tanti sprechi. Ricordo ancora una volta, nonostante il Comune dia una versione completamente diversa, la vicenda delle mense scolastiche, costata 350.000 euro e forse più ai cittadini si è stesi, coperta politicamente sotto il profilo della responsabilità da parte di chi aveva l'obbligo di garantire la legittimità degli atti, che la maggioranza ha rifiutato. Il vice sindaco parlava poi in chiusura, visto che siamo a fine consiliatura, di un'opportunità persa da parte dell'opposizione di sviluppare una politica di dialogo con la maggioranza. Beh, insomma, io assessore avrei voluto sentire da lei queste parole quando da parte dei banchi dell'opposizione, e in particolar modo lo rivendico dal nostro gruppo, ci sono state una serie di proposte sul tema dell'esport, della sicurezza, petizioni, mozioni presentate e discusse con ritardo di 20-30 mesi, ma soprattutto sul tema della sicurezza. Io voglio soltanto osservare una cosa, lei parla di dialogo. Quando noi proponemmo di sviluppare un sistema di videosorveglianza in città, da parte della maggioranza si parlò invece di un atteggiamento contrario, perché si richiamava il concetto del Grande Fratello, quindi per motivi ideologici venne bocciata. Beh, insomma, avete partecipato a un bando facendo la figura dei Pinocchi, perché non solo avete partecipato al bando, ma siete arrivati talmente in ritardo che gli altri comuni hanno preso i soldi e non siamo rimasti a bocca asciutta. Quindi insomma, è vero che da parte sua c'è una grande abilità oratoria nel rappresentare le cose in maniera difforme da come stanno, però non può passare inosservata questa sua osservazione. Sindaco, lei parlava di auspicare una campagna elettorale dei contenuti e dello stile alto, ma io la invito allora a prendere posizione immediata, perché poco fa un suo sostenitore su Facebook sta dando istruzioni al capogruppo, però vorrei che magari, visto che non ascolta il sindaco, quindi si è alzata, attendo che magari vi riprenda la sua attenzione. Ecco, le volevo dire che lei ha parlato dell'auspicio di portare una campagna elettorale dei contenuti e stile alto. Beh, poco fa un suo sostenitore su Facebook ha postato un nostro manifesto manipolandolo. Allora, visto che voi volete sempre la solidarietà per i fatti che vi colpiscono, prenda anche le posizioni e dia delle indicazioni chiare ai suoi sostenitori, ci dia la solidarietà, perché c'è stato strappato dei manifesti in città, lo sapete benissimo. Ma guardi, Assessore Rivolta, visto l'atteggiamento che ha avuto ieri nei nostri confronti, che ci ha dato degli epiteti, tralasciando le nostre vicende e le nostre storie familiari di fascisti, io le dico che il dissenso può essere censurato non solo con atteggiamenti dittatoriali come avvenne nel ventennio, ma anche con metodi di un'amministrazione incapace di dare risposte alle forze politiche dell'opposizione. Le porto un solo esempio, anche qua mi piacerebbe avere un'opinione da parte della maggioranza. Il 5 dicembre un'associazione culturale ha presentato la domanda per partecipare alla bando di Spazio Arte per organizzare due eventi, uno sul tema ambientale e uno sul tema dei diritti dei bambini, 16 marzo e in aprile. Non sono stati neanche evasi, neanche c'è stata data la risposta, sono decaduti, non sono stati organizzati, quindi voglio dire un danno alla città, perché erano eventi culturali per la nostra comunità, e da parte dell'assessore interpellata da una persona dell'associazione è stato detto: stiamo valutando, perché l'associazione culturale che ha presentato la domanda è molto vicina all'associazione della lista civica Sesto nel Cuore. Comunque fatto sta che questa associazione culturale ha presentato... Mi scusi, consigliere Capone, lei sta facendo una dichiarazione... Mi tolga la parola un'altra volta. No, gliela tolgo. Lei sta facendo una dichiarazione di voto. Questo intervento doveva farlo ieri sera, così stasera, era prevista la replica dell'amministrazione, ma lei non può, da una dichiarazione di voto, fare un intervento. Abbia pazienza. Potuto replicare... Con la massima tranquillità. Dopo gli do la parola al sindaco, perché gli deve rispondere. Mettiamo il dito nella piaga e vi mettiamo in scacco. Prego, prego. Fatto sta che quegli eventi culturali che legittimamente devono essere concessi da parte dell'amministrazione comunale sono andati deserti, non sono stati organizzati, perché c'è stato un atteggiamento, secondo me, antidemocratico da parte di questa maggioranza.
Ecco, secondo me questo è la censura al dissenso, assessore Rivolta. Se lei veramente parla... Certo, perché lei è vice sindaco. Allora, deve prendete concludere. Delle posizioni chiare... Consigliere Capone, deve prendete concludere, delle posizioni favore. Chiare su queste... su questi fatti, non parlate soltanto dicendo che auspicate una campagna elettorale ed è contenuto in stile alto. La democrazia la si fa con i fatti, non con le parole, perché voi quando rappresentate le vostre vicende date sempre un'idea di una città, di una politica diversa da come la poi l'applicate nei comportamenti. Il bilancio è un bilancio che di previsione rispecchia una linea politica degli anni precedenti, un bilancio, come hanno detto altri colleghi, privo di idee, privo di innovazione. Non c'è una visione lungimirante da parte di questa maggioranza di una città nuova, ma soprattutto c'è una rassegnazione a vivere in una soluzione di assoluta continuità con il passato. Quindi il nostro voto è contrario. Adesso, al seguito della sua dichiarazione, adesso do la parola al capogruppo del PD e poi, di diritto, la parola al sindaco perché a questo punto ci vuole una replica. Prego. Sì, grazie. Cercherò di fare centrare, di stare sul tema del bilancio di previsione, perché ultimamente gli ultimi interventi tra saluti, ringraziamenti, autoincensamenti, problemi di campagna elettorale, adesso siamo passati a questioni di videosorveglianza di questo famoso bando, diceva Ignazio Silone che è una falsità ripetuta mille volte e poi diventa una verità. Questo fatto della videosorveglianza vi è stato spiegato del bando che saremmo arrivati in ritardo, l'abbiamo già sentita più volte, le continuiamo a spiegare, anche oggi ci tocca dire che non è vero. Questo modo di tirare fuori argomenti che non c'entrano con il bilancio, consigliere Caponi, che sono delle questioni da interrogazione, se serve chiarezza si fa un'interrogazione sul funzionamento dei cimiteri, su Rota in Magna, su tutto quello che ha citato lei, l'amministrazione risponde e siamo nel dibattito. Se si vogliono utilizzare per la campagna elettorale si buttano lì senza possibilità per l'amministrazione di rispondere e allora si capisce il motivo per il quale li avete tirati fuori. Ritorno a quello che è il tema della serata e molto brevemente vado a concludere. Mi piaceva l'intervento di Nossa, la metafora della navigazione che lui ha portato all'inizio del suo intervento. E questa metafora della navigazione mi ha fatto pensare al fatto che in questo mare in quale navighiamo pian piano l'acqua sta scendendo e anno dopo anno gli scogli affiorano, gli scogli che durante i periodi probabilmente di vacche grasse non si vedevano, era possibile navigare più a vista. Invece il fatto che una crisi e un taglio progressivo anno per anno delle risorse che vengono destinate al nostro comune sta avvenendo, appunto fa emergere degli scogli, fa in modo che le scelte si facciano sempre più dolorose e sempre più necessarie. E lo stesso Nossa diceva che con la scusa della crisi, diceva lui, se non ricordo male le sue parole, si costringe il pubblico ad abdicare al suo ruolo. E qui anche poi il consigliere La Miranda tornava su questo tema molto interessante che poi stasera non facciamo in tempo a sviscerare del tutto, però credo sia il nocciolo della questione. Io non credo che sia con la scusa della crisi che il pubblico debba abdicare al privato. La crisi c'è, non è una scusa, le risorse sono sempre meno, è un fatto, è matematica, però non è detto che il pubblico debba abdicare al suo ruolo. Il pubblico deve ritagliarsi un ruolo nuovo, è una sfida che questa maggioranza sta tentando di elaborare, di portare avanti e credo che ci stia riuscendo bene, quindi ci vede uniti per esempio questa sera nel votare questo bilancio. È una sfida che nel futuro si farà sempre più interessante di come insieme poter dare un ruolo nuovo al pubblico in modo da difendere i principi che ci accomunano pur cambiando le forme che ci sono state fino adesso familiari. All'inizio si è partito, quando dicevo l'acqua ha cominciato a scendere, le risorse hanno cominciato a mancare,
a tagliare, abbiamo cominciato a parlare di riduzione degli sprechi, pian piano si è ridotto sempre di più all'osso, poi a un certo punto gli sprechi si sono ridotti del tutto e siamo passati a una fase nuova, nella quale credo siamo adesso, di un'innovazione, di una necessità per l'amministrazione di inventarsi nuovi modi di operare per difendere gli stessi principi che non sono variati. E quindi anche quest'anno ci troviamo a fare delle scelte che sono le stesse da diversi anni. Il fatto di riscegliere e di mantenere una linea politica che è la stessa da 5 anni non credo che sia un fatto negativo. Il fatto di avere delle idee chiare invece e coerenti. Certo, anno per anno magari i dettagli cambiano, ma il fatto che ci venga rimproverato che le scelte rimangano le stesse non credo sia una cosa del tutto negativa. Quindi le scelte che sono state fatte nel passato e che riscegliamo quest'anno, magari con più difficoltà e magari con un po' di più di innovazione, di inventiva per fare fede, sono quelle della coesione sociale, del mantenere una coesione sociale grazie a servizi che vengono offerti ai cittadini di Sesto per quanto riguarda l'abitare, per quanto riguarda i minori, per quanto riguarda i disabili, ricercando per esempio fonti alternative di finanziamento. L'assessore Rivolta ha spiegato nel dettaglio ancora una volta nello sport, per esempio, facendo affidamento sui project, ricorrendo a bandi. Ecco, qua faccio un inciso perché mi piace anche portare una nota positiva. È vero che anno per anno noi siamo diventati finanziatori dello Stato, come dice l'assessore Montrasio. Quindi pian piano abbiamo raggiunto un'autonomia di bilancio e poi anzi siamo diventati finanziatori dello Stato in questo senso. Però questi bandi che vengono messi a disposizione e il bando che abbiamo vinto per quanto riguarda l'interramento dell'elettrodotto, il bando che abbiamo vinto per la riqualificazione delle villette Breda, sono soldi che lo Stato, in maniera innovativa rispetto al passato, mette a disposizione del territorio. Ecco un esempio di come dobbiamo essere bravi, dobbiamo essere capaci di interpretare il cambiamento, pur nella difficoltà che non ci piace di un taglio delle risorse, giocare la partita con le regole nuove che ci vengono messe a disposizione. E non è detto che questo nuovo modo di giocare la partita sia del tutto sbagliata. Il fatto che questo comune si sia dotato di un ufficio bandi che lavora e che ha saputo cogliere queste opportunità, che ricordo valgono diversi milioni di euro, quindi non sono un dettaglio, è testimonianza del fatto che questo comune, questa amministrazione ha capito e ha saputo cambiare il modo di operare adattandolo alle nuove regole pur facendo fede alle scelte e ai principi che sono rimasti gli stessi. Ci è stato rimproverato che è un bilancio che ha tanta matematica e poche idee, ma a parte che il bilancio di matematica ne ha tanta, forse per natura, però di idee devo dire che ce ne sono diverse in questo e nei passati bilanci. L'aveva ricordato per esempio il consigliere Romagnello, la tassa di soggiorno è un'invenzione di questa consigliatura. Le idee possono essere le più diverse, certo anche a me come ciclista farebbe molto piacere la possibilità che questo comune possa investire di più nella mobilità dolce, però bisogna fare delle scelte e, come dicevo prima, scontrarsi col fatto che le risorse non sono infinite e questo forse, come ripeto, non è del tutto negativo e ci obbliga a delle scelte più ponderate. Poche idee, c'è la città della ricerca della salute. Questa sera c'è stato rimproverato che fondamentalmente, riassumo così in poche parole, la scelta è stata fatta da Formigoni prima della scorsa consigliatura e poi è stato un percorso in discesa, quasi
quasi di normale amministrazione che è andato per conto suo. Ieri sera c'era stato rimproverato che oggi la città della salute, ma non è neanche partita, è un sogno di Babbo Natale. Allora bisogna cercare di capirsi, la verità non è né da una parte né dall'altra. Oggi la città della ricerca e della salute è una realtà che sta crescendo, ma perché durante i 5 anni di questa consigliatura ci abbiamo lavorato, l'amministrazione prima di tutto e questo consiglio, per portare a casa un risultato che è partito come indirizzo alla fine della scorsa consigliatura, ma ci ricordiamo tutti che noi appena insediati abbiamo subito votato un provvedimento. È chiaro che le cose non nascono dal nulla come funghi, allora andando indietro la città della ricerca e della salute è stata possibile grazie al fatto che questo consiglio comunale nella scorsa consigliatura ha votato un PGT che ha permesso il fatto che la città della ricerca e della salute potesse atterrare nella città di Sesto San Giovanni. Quindi andando indietro è ovvio, ci sono motivazioni che hanno le radici nel passato, però negare che questa amministrazione, questo consiglio, abbiamo lavorato per 5 anni presidiando quella scelta, facendola crescere e facendola diventare concreta, sapendo su cosa far leva e su cosa no, sapendo che la legge Bagnoli non si può utilizzare per le aree falche e invece altre cose che si possono utilizzare sono state utilizzate e si è portato a casa un risultato tangibile che è lì da vedere la bonifica delle aree e che nel futuro porterà a una città della ricerca della salute. Ecco, la sfida per il futuro è già da subito questa. Ultima nota che ci è stata già ieri rimproverata e anche stasera, il fatto che questo bilancio metta una seria ipoteca sul futuro di questa amministrazione e della prossima amministrazione che verrà eletta, la rispedisco al mittente. Noi stasera non abbiamo scelto di fare un bilancio come scelta politica, è obbligatorio fare un bilancio di previsione, poi la previsione può essere fatta in un senso o nell'altro. Ovviamente questa amministrazione, questo consiglio, fa un bilancio secondo le proprie idee. Chi verrà dopo si potrà conformare o meno a queste idee e farà delle altre scelte, ma non è che chi viene prima non può scegliere perché c'è qualcun altro che arriverà dopo. Ci è fatto obbligo di scegliere e credo che le scelte che abbiamo fatto siano coerenti con quello per cui siamo stati eletti dai cittadini. Grazie. Grazie consigliere Tremorata, però a questo punto, dopo l'intervento in particolare del consigliere Capone, è doveroso da parte mia dare la possibilità all'amministrazione di rispondere in merito, iniziando con una brevissima replica. Grazie. No, una risposta, perché è stato affermato che dei cari sono stati costretti a cremare il proprio caro defunto. Nessuno è costretto a cremare nessuno a Sesto San Giovanni, non siamo rimasti senza loculi, sono sempre garantite le tre possibilità di sepoltura. Vorremmo scelte, ovviamente, come tutti noi, le più ampie possibili. Si sta sempre lavorando per questo, però è garantita la possibilità di scegliere. Grazie. La consigliera, l'assessore Innocenti, prego. Allora, quando abbiamo fatto spazio arte e spazio aperto e quando abbiamo fatto la casa delle associazioni, si ricorderà sicuramente la consigliera Franciosi, sono stata proprio la consigliera Franciosi, no, la cito per dire che nella casa delle associazioni addirittura non si voleva che entrassero i partiti. Ora è chiaro che noi ci siamo trovati di fronte, quando abbiamo lanciato il nuovo bando per spazio arte e spazio aperto, che ha avuto un grande successo, che è un luogo di aggregazione a cui possono partecipare associazioni, soggetti culturali di varia natura, quando abbiamo trovato un'associazione culturale che ha esattamente lo stesso nome ed esattamente lo stesso simbolo della lista civica che si presenta alle elezioni Sesto nel Cuore. Perché indubbiamente questo creava un unicum che non ci eravamo trovati mai ad affrontare, perché è chiaro che ci sono sempre state associazioni culturali che, ma infatti non, no? Ci sono sempre state associazioni culturali che, come dire, erano collegate a dei partiti, lo sanno tutti le ACLI a chi erano collegate, lo sanno tutti ARCI a chi era collegato, l'associazione Luca Coscioni è collegata al Partito Radicale, ma non è lo stesso nome e lo stesso simbolo, perché deve essere chiaro che questo snaturerebbe, e penso che lo capiscano tutti, la natura della casa delle associazioni e la natura del bando spazio arte e spazio aperto.
Peraltro mi risulta che il dirigente Ottolenghi abbia parlato con la consigliera Tita Ferrante, no, è falso anche questo, non le ha parlato, mi dispiace. Ottolenghi, abbiamo parlato con la consigliera Tita Ferrante spiegando la natura, assolutamente no, vabbè, allora come dire, vuol dire che ho avuto una notizia falsa, sì, strano perché mi ha detto che le avrebbe parlato per poter chiudere il bando, e comunque quello che dico è che quando ho incontrato la persona a cui si riferiva prima il consigliere Caponi, come mia uso, essendo che sono una persona che dice sempre le stesse cose, quando lui mi ha detto che non avevamo dato risposta sul bando, io, come dire, sono anch'io caduta dalle nuvole, ho detto com'è possibile, mi dica, quando ho capito di cosa si trattava, io ho detto la verità, che siamo in difficoltà su quello, bisognerà fare una delibera per quella forma di specie, che però è una specie, mi si permetta, che non ha esattamente, come dire, un andamento cristallino, perché tende a voler far apparire un'associazione culturale qualcosa che invece è giustamente un'associazione politica e una lista politica. Grazie, infine la parola al sindaco, prego. Sì, grazie. Allora, c'è Marini, non lo so. Prego, se deve precisare qualcosa. Scusa sindaco, non volevo toglierti la... Ma innanzitutto mi scuso per non essere arrivato in tempo, ma una mamma che è appena tornata dall'ospedale mi ha fatto ritardare. Questione di CTP, no scusate, questione tariffa dei mezzi pubblici di trasporto. Ricordo che la competenza è di regione, signori, e da questo punto di vista non sarebbe male se ci fosse una joint venture fra maggioranza e minoranza per aiutare a rivedere le tariffe del TPL, così come Aler. Al di là del fatto che il centrodestra governa la regione Lombardia da 25 anni, il problema di Aler non è un problema di chi l'ha mandato al macero, ma di chi in quelle case ci vive. E attenzione signori, perché questa roba, un ente con più di 400 milioni di buco, creerà molti problemi. E forse è bene che questo Consiglio, nelle sue diverse espressioni, ne prenda come dire, visione e ponga in qualche modo le necessarie precauzioni per quanto è possibile. Per quanto riguarda invece sempre le tariffe, questa amministrazione, e non mi risulta che sia stato fatto in altro modo negli anni passati, ha portato gli 8 comuni, compreso Milano, con delibera di giunta, a firmare un impegno per la rivisitazione delle tariffe. È sufficiente? No, non è sufficiente, evidentemente. Io sono come San Tommaso, finché non tocco non ci credo. Però permettetemi questa come dire, notazione, fra pochi mesi scade l'appalto per l'utilizzo, per l'esercizio del TPL, che è già stata prorogata, verrà fatta nel 2018, forse nel 2019. A tutte le forze politiche dico attenzione, perché questo è il momento per intervenire. Non è altro, è in questo momento che si interviene e si cerca di modificare una forma di tariffazione che tutti giudicano non idonea e opportuna, compreso il Comune di Milano che ha ripreso più volte l'accordo che avevamo firmato, è finito sui giornali e poi ci sono state mille altre riprese. Grazie. Mi scusi. Grazie a Marini. Il sindaco, prego. Grazie Presidente. Vabbè, ringrazio l'assessore Marini perché per la parte... va benissimo, per la parte delle tariffe ha risposto in modo molto, molto puntuale. Siccome poi la dichiarazione di voto si è trasformata in nuove domande verso l'amministrazione comunale, mi corre l'obbligo di ribadire quanto già detto dal consigliere Tremolada, che ringrazio, che il bilancio non è stata una scelta
data da una volontà di imbrigliare qualcuno, un obbligo di legge che va fatto, un obbligo di legge che va fatto, e noi siamo stati dentro i tempi previsti dalla legge. Primo. Secondo, Città della Salute e della Ricerca. Certo, la grande sfida politica è stata data dal sindaco Oldrini in precedenza, quando, nel precedente mandato, quando ha inviato una lettera a Regione Lombardia dicendo Sesto è pronta a candidarsi, una lettera a cui si è risposto con una lettera. Non mi risulta da che mondo è mondo che le cose un'amministrazione pubblica le faccia attraverso delle lettere. Da lì è iniziato un percorso, Ci siamo insediati noi, in uno dei primi atti ufficiali è stato votato da questo Consiglio Comunale, non dal precedente, nel luglio del 2012. Quindi, consigliere La Miranda, siccome lei la memoria lo sa, non mi faccia, come dire, non cadiamo nel tranello di dimenticarci sempre i percorsi. Lei, sempre in modo molto puntuale, non può negare l'evidenza che l'iter amministrativo, che è quello più importante per presidiare i percorsi e per tutelarli, sono cominciati con questa amministrazione. Certo, con una grande sfida politica lanciata dalla precedente, grazie anche al fatto, appunto, che, come si diceva prima, era stato votato anche un PI, un PGT, e tutto nasce da un percorso. Che è base esattamente che voi votaste legittimamente contro, tranne poi, come dire, ravvedersi durante il percorso della Città della Salute e Ricerca, e questo, ripeto, mi fa molto piacere. Consigliere Caponi, io non ho risposto alla consigliera Titta Ferrante su Bagnoli, perché la consigliera Titta Ferrante sa già tutto. E a cosa devo rispondere? A cosa devo rispondere? Al fatto che bisogna riperimetrare l'aria? Siccome già noi la proposta l'abbiamo fatto e la consigliera Titta Ferrante, facendo questo intervento, sapeva che noi la proposta a Regione Lombardia l'avevamo fatto ieri sera, lo sapeva. E quando ci siamo incontrati giù nell'entrata del comune, ha fatto una grande confusione tra quello che deve fare un'amministrazione e quello che deve fare la politica, perché mi ha detto... Ma la riperimetrazione, ho detto, guarda che la riperimetrazione non è che la decide il comune, la riperimetrazione è in mano a regione in questo momento e deve essere fatta una concordata, una cosa con il ministero. La sua risposta è stata, ma tu appartieni al partito che sta al governo e il tuo partito dovrebbe. No, grande confusione sotto il cielo. Grande la confusione sotto il cielo. Posso continuare? Facciamo concludere al sindaco, prego. Quindi non c'era da dare nessuna risposta perché, come dire, la domanda, alla vostra domanda avevate già una risposta. Poi si è continuato a dire rispetto ad alcune proposte che avete fatto sullo sport. Mi spiace che non c'è la consigliera Gioconda Pietra, che può ricordare come il progetto che avevate proposto gli era stato chiesto di affiancarle, di portarlo avanti, e così non è stato fatto. Cioè voi non ci siete stati più oltre a proporlo. Così come anche per Bibbona, scusate, avete fatto, credo, un bel convegno su un'ipotesi di fare per Bibbona una fondazione. Ci siamo incontrati poi nel mio ufficio insieme al consigliere Caponi, che ha detto questo, e un'altra persona che ha detto questo sarebbe una nostra proposta politica. Dobbiamo concludere. Andiamo avanti. Per cortesia, consigliere Caponi, lascia concludere il sindaco. Il sindaco sta parlando non solo al consigliere Caponi, ma a tutta la città. Per cortesia. Mi è stato detto che c'erano delle esperienze. Io ho detto benissimo, fatemi conoscere queste esperienze. Da allora nulla più. Basta. Grazie. E noi dobbiamo imparare ad ascoltare le istituzioni, perché l'istituzione parla a tutti i cittadini, a tutti i cittadini. E quindi le cose serie e importanti vanno dette in Consiglio Comunale. Poi ognuno di noi farà le sue valutazioni. E quindi prima di tutti noi vengono le istituzioni. Scusate se insisto su questa cosa.
riprendiamo i lavori con un attimo di attenzione perché inizia la fase della votazione. Per cortesia, almeno non ho capito. Allora, adesso incominciamo a votare la prima delibera come addizionale IRPEF, comunale dell'IRPEF all'anno 2017. Su ogni delibera sono previste due votazioni. Iniziamo la prima votazione alla delibera numero 1. Prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 14. Il Consiglio approva. Anche su questa bisogna fare la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Andiamo avanti con la seconda. Inizia votazione. Fine votazione. Consigliere presente al voto 23, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 14. Il Consiglio approva. Andiamo avanti con la seconda votazione sulla delibera aliquote TASI anno 2017. Inizio votazione. Fine votazione. Consigliere presente al voto 23, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 13, 1 non pervenuto. Il Consiglio approva. Consigliere Torraco ha votato no. Sono io che non ho votato e va bene così, grazie. Procediamo con la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Inizia votazione. Fine votazione. Consigliere presente al voto 23, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 14. Consiglio approva. Andiamo avanti con la terza delibera, IMU, aliquote e detrazione anno 2017. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 13. 1 non pervenuto. Presidente, per Rimangagliati io sono voto contrario. Quindi diventano 23 al voto, 9 contrari. Giusto? I contrari diventano 9. Andiamo avanti con la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Inizia votazione. Fine votazione. Consigliere presente al voto 22, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 14. Il Consiglio approva la terza delibera. Scusi Presidente, il mio voto è contrario. Al voto di De Noia contrario. Andiamo avanti con la quarta delibera, regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, integrazione. Inizia votazione. Fine votazione. Consigliere presente al voto 23, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 13, 1 non pervenuto. Giusto così? Regia, andiamo alla seconda votazione.
per l'immediata eseguibilità. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 14. Il Consiglio approva il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU. Quinta delibera, regolamento comunale per l'applicazione della TASI, integrazione. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 13, 1 non pervenuto. Andiamo avanti con la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 14. Il Consiglio approva. Andiamo avanti con la sesta delibera, regolamento comunale per l'applicazione della TOSAP, integrazione. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 13, 1 non pervenuto. Consiglio approva. Anche qui procediamo con la seconda votazione. Per l'immediata eseguibilità inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 14. Il Consiglio approva il regolamento comunale per l'applicazione della tassa suolo pubblico. Alla delibera 7 è stato presentato ed illustrato dall'assessore Montrasio il primo emendamento che, se non ci sono domande in merito di chiarimento, lo mettiamo in votazione prima l'emendamento presentato ed illustrato e poi votiamo la delibera. Mettiamo in votazione l'emendamento presentato alla delibera 7 per l'approvazione programma triennale lavori pubblici 2017-2019. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 7, astenuti 1, 14 favorevoli, 1 non pervenuto. Il Consiglio approva l'emendamento presentato alla delibera. Adesso iniziamo la votazione della delibera così come è stata emendata. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 14. Il Consiglio approva la delibera di approvazione programma triennale dei lavori pubblici così come è stata emendata. Procediamo con la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 14. Il Consiglio approva. Procediamo con anche la delibera di approvazione del bilancio di previsione e relativi allegati. Sono stati presentati due emendamenti. Quindi mettiamo in votazione il secondo emendamento che abbiamo trasmesso. Inizia votazione dell'emendamento alla delibera numero 8.
Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 14. Il Consiglio approva l'emendamento numero 2. Procediamo con la votazione del terzo ed ultimo emendamento presentato alla delibera, tecnicamente definito DUP. Inizia votazione del terzo emendamento, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 6, astenuti nessuno, favorevoli 16, 1 non pervenuto. Il mio voto è contrario. Allora, consigliere Capone, il suo voto è contrario all'emendamento numero 3. Adesso procediamo con la votazione della delibera così come è stata appena emendata. Mettiamo in votazione l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 relativi allegati. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 14. Il Consiglio approva. Anche per questo facciamo l'ultima votazione per l'immediata eseguibilità. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 14. Il Consiglio approva. Grazie. Abbiamo terminato l'ordine del giorno, grazie a tutti per la collaborazione, buonanotte e buonasera a tutti.